Tutti abbiamo sognato di visitare l'Artico e di assistere alle meraviglie naturali degli orsi polari che si divertono sui banchi di ghiaccio o dell'aurora boreale che danza nel cielo. Beh, mi dispiace dirvelo, ma non troverete nessun turista che si rechi in Antartide in tempi brevi. Perché, vi chiederete? Approfondiamo l'argomento. Innanzitutto, dov'è l'Antartide? Si trova nell'emisfero meridionale, precisamente al polo sud. L'oceano meridionale lo circonda e la maggior parte del continente è coperta dai ghiacci, il che lo rende uno dei luoghi più remoti e gelidi della Terra. Avete mai conosciuto qualcuno che ha visitato l'Antartide? Probabilmente no. È uno dei luoghi meno visitati del pianeta e solo pochi fortunati esploratori hanno visto il suo interno, che è per lo più costituito da distese di ghiaccio. Ma credetemi quando vi dico che la fauna e i paesaggi sono fuori dal comune. Perché non si dovrebbe viaggiare in Antartide? Tanto per cominciare, l'ambiente è incredibilmente fragile e può essere facilmente danneggiato. Inoltre non ci sono popolazioni umane autoctone sul continente, quindi il vostro viaggio sarebbe essenzialmente come visitare un'isola disabitata. E non dimentichiamo che è anche una delle destinazioni più costose da raggiungere. Nonostante ciò, l'Antartide non è esattamente sorvegliato come una fortezza, ma esiste un accordo internazionale chiamato Trattato Antartico. Questo trattato è stato negoziato per prevenire qualsiasi attività indesiderata sul continente e vieta alcune forme di sperimentazione da parte degli stati membri. Ma il motivo principale per cui non possiamo entrare in Antartide è che ha un ecosistema delicato che deve essere protetto. Il trattato stabilisce che l'Antartide deve essere utilizzato solo per scopi pacifici e deve essere libero da qualsiasi attività umana che possa danneggiare l'ambiente. Gli scienziati stanno ancora imparando a conoscere l'ecosistema unico del continente e le nostre attività e macchine potrebbero alterare il delicato equilibrio esistente. Se non vedete l'ora di andare in Antartide, ottenere il permesso non è esattamente una passeggiata. I cittadini statunitensi, ad esempio, devono compilare un modulo speciale e inviarlo all'Ufficio degli Affari Oceanici e Polari. Una volta sul posto, dovrete seguire alcune linee guida rigorose per proteggere l'ambiente. Ad esempio, non disturbare la fauna selvatica né prendere souvenir come rocce, piante o animali. Tecnicamente si può vivere in Antartide? Sebbene non esistano leggi che vietino alle persone di viverci in modo permanente, si tratta di un ambiente molto inospitale e inadatto all'abitazione umana. Le temperature possono raggiungere i meno 60 gradi e oltre, rendendo quasi impossibile la sopravvivenza senza l'equipaggiamento e l'esperienza necessari. Inoltre, il pezzo di terra più vicino è a oltre 1600 km di distanza, rendendo gli abitanti completamente isolati dal resto del mondo. Chissà, forse un giorno avremo la possibilità di visitare questo continente unico e affascinante, ma fino ad allora ammiriamolo da lontano. Parliamo ora un po' della scoperta dell'Antartide. A differenza di altri luoghi già abitati, l'Antartide non ha mai avuto una popolazione umana autoctona. Gli antichi filosofi greci ebbero un'idea del continente e lo chiamarono Ant-Arctos, che significa opposto all'orso. Gli orsi a cui si riferisce non sono quelli polari, ma le costellazioni dell'Orsa Maggiore e dell'Orsa Minore, osservabili solo nell'emisfero settentrionale. Di conseguenza, il termine significa l'opposto di Terra dell'Orso. I viaggi per la caccia alle balene e alle foche alla fine del 1700 e all'inizio del 1800 si avventuravano più a sud quando aggiravano Capo Horn, sulla punta del Sud America. Si sapeva che andare più a sud significava spesso venti forti, ma anche il rischio di imbattersi in ghiacci galleggianti di tutte le dimensioni e in venti e mari che potevano rivelarsi pericolosi per la nave e l'equipaggio. Il capitano James Cook fu il primo ad attraversare il circolo polare antartico il 17 gennaio 1773, nella regione del mare di Ross. Un anno dopo raggiunse un punto più a nord e, pur non avvistando la Terra, si avvicinò a 80 km e vide depositi di roccia trattenuti da iceberg che indicavano l'esistenza di una Terra più a sud. Si ritiene che il primo avvistamento dell'Antartide sia avvenuto nel gennaio del 1820, durante il viaggio di due navi al comando del capitano Fabian Gottlieb von Bellingshausen, nell'ambito di una spedizione esplorativa di due anni intorno al mondo alla scoperta di nuove terre. Le navi del capitano furono le prime ad attraversare il circolo polare antartico dopo Cook.
Il primo sbarco indiscusso in Antartide avvenne solo molto più tardi, il 24 gennaio 1895, a Capo Adare, durante il viaggio della nave Antarctic guidata da Henrik Bull. Una piccola imbarcazione con 6 o forse 7 uomini a bordo remò a terra in condizioni di calma. Potreste non crederci, ma l'Antartide è in realtà un deserto. Con tutto quel ghiaccio si potrebbe pensare che sia un paese delle meraviglie invernale, con battaglie a palla di neve e cioccolata calda tutto il giorno. Quando pensiamo ai deserti, immaginiamo cammelli, cactus e persone che lottano per trovare l'acqua. Ma in Antartide è tutta un'altra storia. La lotta non è per trovare l'acqua, ma per trovare qualsiasi cosa che non sia coperta dal ghiaccio. E la media delle precipitazioni è stata di poco più di 10 mm negli ultimi 30 anni. Sono poche gocce di pioggia rispetto a quelle a cui siamo abituati. Quindi tecnicamente non sono le dune o il caldo torrido a rendere un deserto, un deserto. È la mancanza di precipitazioni. Ma non preoccupatevi, se vi capiterà di perdervi in Antartide, non dovrete preoccuparvi di avere sete. Assicuratevi solo di portare con voi una giacca e dei guanti, perché fa abbastanza freddo da trasformarvi in un ghiacciolo. Non solo l'Antartide è uno dei luoghi più aridi della Terra, ma è anche il più freddo, il più ventoso e il più alto. I pinguini e gli scienziati dell'Antartide si sono trovati parecchie volte in difficoltà anche con gli appuntamenti. A differenza del resto di noi su questo grande pianeta blu, non esiste un fuso orario in Antartide. Tutte le linee di longitudine si incontrano in un unico punto al polo sud, il che rende un po' difficile capire che ora sia. Ora potreste pensare, ma come fanno gli scienziati e i ricercatori a tenere il conto del tempo laggiù? Bella domanda. In genere si attengono al fuso orario del paese da cui sono partiti. Tuttavia, con stazioni di tutto il mondo nella penisola antartica, le cose possono diventare un po' strane. Immaginate di cercare di coordinarvi con i paesi vicini senza svegliarli accidentalmente nel cuore della notte. Si potrebbe pensare che non ci sia molto da fare per sopravvivere in un luogo in cui la temperatura è estremamente fredda, il sole si fa vedere a malapena e il vento può portarti via più velocemente di una foglia. Ebbene, come in molti luoghi della Terra, la vita ha trovato un modo anche in Antartide. Che ci crediate o no, questo continente ghiacciato è in piena attività. È la casa di miliardi di krill, che a loro volta attirano molte foche e più pinguini di quanti se ne possano immaginare. Ma non lasciatevi ingannare dal loro aspetto carino e coccoloso. I pinguini sono nuotatori per eccellenza, con corpi snelli che farebbero invidia ai vincitori di medaglie olimpiche. Vengono a riva per riprodursi e rinfrescarsi, ma il loro vero talento è farsi dispetti l'un l'altro e formare gruppi matematicamente precisi per stare al caldo. L'Antartide ospita anche la specie di pinguino più grande della Terra. Si chiama pinguino imperatore. Certo, queste creature non volano, ma ciò non significa che non possano saltare. Infatti, alcuni di loro possono saltare fino a 3 metri. E non dimentichiamo le foche, con il loro corpo peloso e i loro canti speciali. Questi mammiferi marini sono protetti dal Trattato Antartico e prosperano anche nelle fresche acque dell'Oceano Meridionale. Ma le vere star dello spettacolo sono le balene. Durante l'estate antartica, queste enormi creature si presentano in massa per nutrirsi dell'abbondante krill. Laggiù è davvero come un buffet per le balene. La regione vulcanica più grande della Terra non si trova in Africa o in Giappone, ma sotto i ghiacci dell'Antartide. Gli scienziati hanno scoperto 138 vulcani nella parte occidentale e se decidessero di diventare attivi, sicuramente te ne accorgeresti. Potrebbero sciogliere enormi quantità di ghiaccio che finirebbero nell'oceano, innalzando il suo livello e rendendo il nostro pianeta inabitabile per gli esseri umani. Prima di fare le valigie per trasferirti su un altro pianeta, ascoltami. Solo 2 dei vulcani antartici sono attualmente classificati come attivi e ci vorrebbe una serie completa di eruzioni, decennio dopo decennio, per avere un impatto serio su tutto il mondo. Il Monte Erebus, uno dei 2 vulcani antartici attualmente in attività, porta con orgoglio il titolo di vulcano attivo più a sud del mondo. È in continua eruzione almeno dal 1972. Emette colonne di gas e vapore, talvolta espelle anche rocce, e gli scienziati definiscono queste eruzioni come stromboliane. Una delle sue caratteristiche più sorprendenti è un lago di lava in uno dei suoi crateri, con materiale fuso in superficie. Tali laghi sono piuttosto rari perché richiedono determinate condizioni per garantire che la superficie non si solidifichi mai. Il secondo vulcano attivo è l'isola Deception, una massa di terra a forma di ferro di cavallo.
è la caldera di un vulcano attivo che è eruttato l'ultima volta più di 50 anni fa. Gli scienziati che lo monitorano dicono che non dovrebbe scoppiare all'improvviso in un futuro prossimo. L'Antartide possiede anche molte fumarole. Queste sono aperture vulcaniche che rilasciano gas e vapori nell'aria. In condizioni favorevoli possono emettere abbastanza materiale da costruire torri di ghiaccio alte fino a 3 metri. Gli scienziati monitorano i vulcani dell'Antartide con sismometri che rilevano quando la Terra inizia a tremare a causa dell'attività vulcanica. Talvolta utilizzano anche tecnologie più complesse, ma è tutto estremamente difficile a causa della lontananza di questa regione polare e delle complessità nel raggiungerla. Ecco perché nessuno può prevedere quando uno dei vulcani del continente, che ora sono dormienti, potrebbe eruttare. Possiamo immaginare come sarebbe questo risveglio se analizzassimo gli eventi di quasi 20.000 anni fa. Allora, procediamo? Uno dei vulcani dormienti dell'Antartide, il Monte Takae, ebbe una serie di eruzioni ed emise una buona quantità di alogeni ricchi di ozono in passato. Alcuni scienziati affermano che questi eventi riscaldarono l'emisfero meridionale. I ghiacciai iniziarono a sciogliersi e contribuirono a concludere l'ultima era glaciale. Perché tali eventi si ripetano, avremo bisogno di una serie di eruzioni con sostanze ricche di alogeni da uno o più vulcani attualmente sopra il ghiaccio. È uno scenario improbabile, ma visto che è già accaduto in passato, non è completamente impossibile. Per quanto riguarda i vulcani nascosti sotto uno spesso strato di ghiaccio, sembra che i loro gas difficilmente riuscirebbero a raggiungere l'atmosfera. Tuttavia sarebbero abbastanza potenti da sciogliere enormi caverne alla base del ghiaccio e produrre una notevole quantità di acqua di fusione. Il mantello di ghiaccio dell'Antartide occidentale è umido e non congelato alla sua base, quindi quest'acqua di fusione funzionerebbe come un lubrificante, mettendo in movimento il ghiaccio sovrastante in breve tempo. Il volume d'acqua che anche un grande vulcano potrebbe generare in questo modo è insignificante rispetto al volume di ghiaccio che lo sovrasta. Quindi una singola eruzione non farebbe differenza. Tuttavia diverse eruzioni di vulcani vicini o sotto uno dei grandi flussi di ghiaccio dell'Antartide occidentale avrebbero un impatto. Questi flussi di ghiaccio sono fiumi che trasportano la maggior parte dell'acqua ghiacciata dell'Antartide nell'oceano. Se cambiano la velocità e portano quantità insolite di acqua nell'oceano, il livello di quest'ultimo aumenterà. Man mano che il ghiaccio diventa più sottile, ci potrebbero essere più eruzioni. Gli scienziati lo definiscono effetto valanga. Qualcosa del genere è accaduto in Islanda. Il numero delle eruzioni vulcaniche è aumentato quando i ghiacciai hanno iniziato a ritirarsi alla fine dell'ultima era glaciale. Quindi sembra che per sensibili cambiamenti climatici, diversi potenti vulcani sopra il ghiaccio pieni di gas alogenati debbano diventare attivi in pochi decenni tra loro e rimanere forti per molte decine o centinaia di anni. L'Antartide contiene circa l'80% di tutta l'acqua dolce del mondo e se si sciogliessero totalmente, i livelli globali del mare salirebbero di quasi 61 metri. E poi dovremmo cercare un nuovo pianeta su cui vivere. Ma questo è uno scenario improbabile. È più probabile che le eruzioni sotto il ghiaccio lubrifichino i flussi di ghiaccio e spingano l'acqua nell'oceano, ma non sarebbe la fine del mondo. Un supervulcano forte e super arrabbiato potrebbe farlo e in passato è già accaduto. Oltre 200 milioni di anni fa, il mondo ha subito un importante restyling con non uno, non due, ma quattro massicce eruzioni vulcaniche. Il supervulcano chiamato Camp, ossia provincia magmatica dell'Atlantico centrale, è entrato in eruzione ripetuta per 600.000 anni. Tutto questo avveniva in Wrangellia, cioè un grande pezzo di terra che una volta era un vulcano super massiccio che si estendeva attraverso quello che ora sono la Columbia Britannica e l'Alaska. E non era la lava o la cenere vulcanica a rovinare l'ambiente. L'eruzione fece schizzare alle stelle i livelli di carbonio. Il pianeta non sarebbe mai stato più lo stesso. Questa attività vulcanica potrebbe aver aiutato i dinosauri a crescere da piccole creature delle dimensioni di un gatto fino ai giganti che abbiamo visto in Jurassic Park. Ha dato inizio a un periodo di piogge lungo 2 milioni di anni. Ha reso il mondo intero caldo e umido, e ai dinosauri piaceva molto. I ricercatori hanno scavato in profondità negli strati di sedimento situati sotto un antico lago in Asia per scoprire questi segreti. Hanno trovato tracce di cenere vulcanica e mercurio, chiari segni di quelle eruzioni epiche. Vi erano firme di carbonio che mostravano enormi picchi nei livelli di anidride carbonica. Ciò ha reso l'atmosfera molto calda e la pioggia scendeva copiosa. La brutta notizia è che potrebbe avvenire un'altra eruzione simile. Il supervulcano situato sotto al Parco Nazionale di Yellowstone dorme da quasi 70.000 anni, ma se si risvegliasse sarebbe molte volte più catastrofico dell'eruzione del Monte St. Helens nel 1980, considerata l'eruzione vulcanica più disastrosa nella storia degli Stati Uniti. Seguirono 2 mesi di terremoti e iniezioni di magma sotto il vulcano che indebolirono e distrussero completamente la facciata nord della montagna.
la colonna eruttiva raggiunse i 24.384 metri nell'atmosfera e distribuì cenere su 11 stati degli Stati Uniti e diverse province canadesi. L'ultima eruzione di Yellowstone fu 1000 volte più grande di quella. La superficie sopra il parco di Yellowstone si trova su un punto caldo composto da roccia fusa e semifusa, chiamata magma. Questo magma scorre in una camera sotto il parco a circa 6-9 km di profondità, facendo gonfiare il terreno come un palloncino. Ma poi, mentre si raffredda, il terreno torna al suo stato abituale. Gli osservatori dei vulcani monitorano questo fenomeno da un secolo. 20 anni fa hanno notato che il terreno si era sollevato di circa 25 centimetri, ma dal 2010 tutto è tornato alla normalità. Gli esperti dicono che non ci sono grandi eruzioni all'orizzonte, quindi il giorno del giudizio non arriverà tanto presto. Ultimamente ci sono delle attività sotterranee in corso che mantengono alto l'interesse. Dato che gli esseri umani non sono stati presenti per testimoniare ogni piccolo dettaglio di ciò che fu Yellowstone, è abbastanza difficile dire con certezza cosa stia succedendo lì sotto. Yellowstone ha avuto alcune eruzioni epiche negli ultimi milioni di anni. Sono avvenute come se fossero programmate con intervalli di 600-800 mila anni l'una dall'altra. L'ultima grande eruzione risale a circa 640 mila anni fa e ha praticamente ridisegnato l'intero paesaggio spargendo cenere e detriti fino alla Louisiana. Ancora oggi si possono vedere le conseguenze dell'ultima grande eruzione nella caldera di Yellowstone. Gli esperti affermano che uno scenario di un'eruzione massiccia come l'ultima è improbabile. È più probabile assistere a eruzioni di vapore e acqua calda o flussi di lava. Quando e con quale forza si risveglierà rimane un mistero per gli scienziati. Oltre al lavoro scientifico, non c'è molto da fare su Antartide. Potresti osservare la fauna selvatica, come i pinguini e le foche. E occasionalmente potresti vedere una balena. Antartide è una delle terre più vaste ed è abitata solo da scienziati e ricercatori. Questi scienziati hanno scavato un buco nel ghiaccio per studiare com'erano l'aria e l'atmosfera nell'antichità. Hanno usato un trapano speciale e hanno scavato un buco cilindrico per ben 150 metri sotto la superficie. Parte di questo ghiaccio può avere fino a 800.000 anni ed è un buon indicatore di come era il clima in passato. È come controllare gli anelli degli alberi per determinarne l'età, tranne che è un pochino più complicato. Dopo lo scavo, decisero di far cadere del ghiaccio sul fondo per vedere cosa sarebbe successo e hanno sentito dei suoni insoliti. Sembrava di stare su un'astronave che stava viaggiando attraverso diversi ostacoli, con il rumore di rocce che si schiantavano l'una contro l'altra. Il tono è cambiato durante la ripida discesa. All'inizio il tono era alto, per poi terminare con un tono basso, simile al battito cardiaco. Gli scienziati sono rimasti perplessi quando hanno sentito questo suono per la prima volta e hanno lasciato cadere un altro pezzo di ghiaccio per poi scoprire che venivano emessi gli stessi suoni, solo di una diversa variante. Non sapevano cosa ci fosse e, cosa più importante, perché venissero emessi quei suoni. Ad Antartide ci sono molti vulcani, molti dei quali sono sotto degli spessi strati di ghiaccio. Gli scienziati hanno scoperto 91 vulcani e affermato che potrebbero essercene di più, rendendola la regione vulcanica più estesa al mondo. E mentre stavano facendo delle ricerche scientifiche sottoterra, si sono imbattuti in molte conformazioni a forma di cono. Alcune arrivavano a 3 km nel ghiaccio. E alcune delle vette erano alte più di 914 metri e larghe decine di chilometri. Ma in superficie è tutto piatto come un foglio di carta. Potrebbero aver fatto cadere quel blocco di ghiaccio all'interno di un vulcano, ma è improbabile. Anche se la presenza dei vulcani sotterranei è stata scoperta per caso, c'è una piccolissima possibilità che avessero installato la loro postazione di lavoro proprio sopra uno di essi. È più probabile che avessero scelto un luogo in cui è facile studiare i climi antichi e poco pericoloso. Il loro lavoro è quello di raccogliere campioni di ghiaccio per studiarli in laboratorio. È un po' come scoprire un insetto preistorico incastonato nell'ambra dei tempi dei dinosauri. Ma invece di piccoli insetti, gli scienziati studiano la polvere, le bolle d'aria, il sale marino, la cenere vulcanica e qualsiasi altra cosa presente nell'ambiente. Possono capire esattamente com'era il clima in quel periodo. Questi campioni potrebbero persino mostrare che la calotta glaciale occidentale dell'Antartide si è sciolta quando la temperatura sulla Terra si è alzata. E se è accaduto già una volta, potrebbe accadere di nuovo. E questo porterebbe all'innalzamento del livello del mare, inondando le città costiere e piccole isole.
ma gli scienziati non sono sicuri che sia andata così, nonostante alcune prove lo sostengano. Il processo di studio dei campioni può richiedere una settimana o anche un anno, a seconda di ciò che trovano. Schiacciano o fondono i campioni, e come negli anelli degli alberi, più in profondità vanno, più si torna indietro nel tempo. Per studiare le bolle intrappolate nel ghiaccio, i ricercatori devono mettere i campioni sotto una campana sottovuoto ed estrarre l'aria, che poi mettono in una fiala. Ci sono vari strumenti e dispositivi per studiare questi campioni, ma poiché sono così delicati, ogni misurazione deve essere eseguita in un ambiente sterile. Gli scienziati devono indossare delle tute speciali, diverse paia di guanti, e l'ambiente deve essere costantemente ventilato. Anche qualcosa di così piccolo e insignificante come un'impronta digitale può rovinare un campione. Cercano determinati schemi per vedere i cambiamenti nella composizione e nella temperatura dell'atmosfera, ma il suono che è stato emesso quando è caduto il blocco di ghiaccio non è rimasto un mistero a lungo. Il motivo per cui ha emesso un suono così particolare è lo stesso motivo per cui un'auto in movimento che ha il clacson in funzione emette un suono diverso rispetto a quando sta ferma. La parola scientifica per questo evento è effetto Doppler. È il cambiamento nella frequenza di un'onda rispetto all'osservatore, perché quest'ultimo si sta spostando dalla sorgente dell'onda. L'effetto non significa che la frequenza cambia, ma è solo alterata. E questo succede anche ad altri tipi di onde, come l'acqua e la luce. Ma le onde sonore sono le più popolari quando si parla dell'effetto Doppler. Quindi, quando gli scienziati hanno lasciato cadere quel blocco di ghiaccio, le onde sonore sono tornate su e sono rimbalzate sulle pareti del buco. Ecco perché hanno sentito quel piu piu. Non dimentichiamoci che quel blocco di ghiaccio ha viaggiato per ben 140 metri in profondità. Le navi petrolifere scavano buche nella crosta oceanica per migliaia di metri sottoterra. Il Kola Super Deep Borehole in Russia è il buco più profondo mai realizzato dall'uomo. Arriva a più di 12.200 metri sotto la superficie e ci sono voluti quasi 20 anni per raggiungere i 13 chilometri. A metà di questa distanza c'è il nostro mantello. In termini generali, questo profondo buco scalfisce a malapena la superficie. E non è lì per trovare il petrolio e non è nemmeno stato fatto nell'oceano. La perforazione è stata interrotta nel 1992, quando gli ingegneri hanno scoperto che le temperature arrivano a 37 gradi Celsius, più alte di quanto previsto. E poi è stato abbandonato e ora è solo un buco. Ma questo è il più vicino che abbiamo scavato al centro del pianeta. La cosa più spaventosa è che alcuni dei lavoratori sul sito sentivano delle voci provenienti dall'interno. Nello Yemen, a Barhout, nell'est del paese, in mezzo al deserto, esiste un buco molto antico. In realtà è più vicino all'Oman che alla capitale Sana'a. Questo buco ha lasciato perplessi sia gli esperti che la gente del posto. A differenza dei buchi in Russia e in Antartide, non è stato creato dall'uomo. Oh sì! Esiste da molti anni e la gente del posto lo evita. Non amano nemmeno parlarne, poiché sostengono che porti sfortuna a chi si avvicina o a chi ne pronuncia il nome. Sostengono che sia stato creato come prigione per gli spiriti, ma è improbabile. Il buco è largo 30 metri e profondo tra i 100 e i 200 metri. Puoi anche sentire degli strani suoni provenire dall'interno, ma secondo alcuni scienziati, nel pozzo c'è poca o quasi zero ventilazione e pochissimo ossigeno. Quindi è improbabile che qualcuno o qualcosa viva laggiù. Il Challenger Deep, nella fossa delle Marianne, ha rilevato alcuni brontolii a bassa frequenza nel marzo del 2016. Alcuni di questi brontolii furono seguiti da alcuni strigni. Hanno registrato questi suoni per settimane usando un microfono con un rivestimento in titanio, in modo che l'immensa pressione nel punto più basso della Terra non lo schiacciasse. Hanno dovuto immergerlo molto lentamente, poiché la pressione atmosferica è 1000 volte più forte rispetto al livello del mare. Per 23 giorni il microfono ha registrato i suoni delle balene e delle barche che navigano in alto e persino i brontolii dei terremoti vicini. Ma non riuscivano a determinare cosa avesse causato quegli strani suoni. I ricercatori non sono riusciti a capire se il rumore dal fondo della fossa delle Marianne fosse causato dall'uomo o fosse naturale. Volevano anche capire se questi suoni influenzassero la vita marina, come i delfini e le balene che usano l'ecolocalizzazione. Non sono ancora riusciti a capirlo. Ma gli scienziati stimano che l'oceano sia circa 10 volte più rumoroso di quanto non fosse 50 anni fa. E grazie agli sviluppi tecnologici ci saranno sempre più sottomarini e costruzioni sottomarine e l'oceano diventerà molto più rumoroso. L'aurora boreale emette dei suoni di cui nessuno parla,
Di solito sono udibili quando sono alla loro massima potenza. Gli scienziati sono sempre stati molto perplessi sulla causa di questi deboli scoppietti e crepitini. Hanno usato dei microfoni speciali e hanno scoperto che questi suoni provenivano da 70 metri sopra di noi, il che è piuttosto basso. Sono causati da cariche elettriche che acquistano potenza in una regione specifica dell'aurora. Le cariche elettriche sono disturbate da tempeste magnetiche che scatenano l'aurora stessa. Di conseguenza, delle minuscole scintille vengono rilasciate nell'atmosfera, causando un debole crepitio e degli scoppiettii. Molti animali terrificanti vivono in profondità oltre le onde, come questo calamaro vampiro che vive a 914 metri sotto la superficie in quasi completa oscurità. Questo animale ha un mantello simile a quello di un vampiro, ecco perché viene chiamato calamaro vampiro. In fondo all'oceano non può utilizzare inchiostro per difendersi e quindi questo animale ha sviluppato una tattica insolita: emette una leggera luce per spaventare i predatori. Se questa tattica fallisce, il calamaro vampiro può rigirare il proprio corpo all'interno, rivelando piccole spine. Quando traduci il suo nome scientifico, Vampiroteutis infernalis, significa letteralmente calamaro vampiro degli inferi. Nonostante il suo aspetto terrificante, è un innocuo animale marino. Questa creatura precedente non proveniva dallo spazio, ma questo oggetto sicuramente sì. Prima che Elon Musk trovasse un modo per riutilizzare i razzi, la NASA semplicemente li abbandonava dopo aver lanciato gli astronauti nello spazio, la maggior parte del tempo nell'oceano o nei deserti. Nel 2012 Jeff Bezos ha avviato una missione per trovare il razzo Apollo 11. Lo hanno trovato utilizzando i sonar, ma era in condizioni pessime. Era posizionato sul fondo dell'oceano, non lontano dal sito previsto. Sono riusciti a recuperare il motore e a ricostruirne due. La città perduta più famosa è Atlantide, ma purtroppo non l'abbiamo ancora scoperta. Comunque, anche Heraklion era solo un mito finché un pilota britannico non vide qualcosa che assomigliava a una città mentre volava sopra il Mar Mediterraneo. Lo riferì e 60 anni dopo un gruppo di subacquei si recò lì. Rimasero scioccati quando trovarono un'intera città sott'acqua. Era piena di reperti che potevano dirci molto sulla storia del luogo. Ora è uno dei migliori siti archeologici subacquei al mondo. Si crede che l'innalzamento del mare abbia causato l'affondamento dell'intera città. Il Titanic affondò nel 1912 e si sosteneva che il relitto fosse stato scoperto ufficialmente 74 anni dopo. In realtà, però, un pescatore aveva trovato il Titanic 8 anni prima mentre pescava nell'Oceano Atlantico. Stava tirando su con la sua rete quando vide una testa incastrata. Fortunatamente era soltanto la testa di una bambola. Anni dopo, quando il pescatore morì, suo figlio vendette la bambola a un collezionista, che fece molte ricerche su ogni persona che aveva un giocattolo di porcellana sul Titanic. Trovò la proprietaria della bambola. Eva Hart era sul Titanic e aveva una bambola con lei. Eva sopravvisse al disastro per miracolo, ma il suo giocattolo no. Hart scrisse anche della bambola nel suo diario e ogni dettaglio corrispondeva al giocattolo trovato dal pescatore. Il pesce treppiede vive profondamente nella zona abissale, circa 6.096 metri sotto la superficie. È adattato a tali immense profondità e usa le sue pinne a treppiede per rimanere immobile sul fondo. Questa creatura non ha grandi occhi, ma anche se li avesse, questi sarebbero inutili nell'oscurità. Invece, il pesce treppiede usa le sue pinne come antenne per rilevare qualsiasi movimento nell'acqua. Questa creatura non ha molta fortuna quando si tratta della sua vita amorosa, quindi ha dovuto sviluppare tattiche uniche per riprodursi. Questo esemplare, infatti, può essere sia maschio che femmina. La prossima creatura bizzarra è il pesce lucertola. Ha tonnellate di denti affilati come rasoi, una bocca enorme e occhi davvero grandi che usa per cacciare. Tutto ciò rende l'animale davvero inquietante. Il pesce lucertola vive a profondità di circa 3.350 metri nella zona di mezzanotte, dove non c'è luce. Questo fenomeno della natura mangia praticamente tutto ciò che riesce a far entrare nella sua bocca, dai piccoli pesci ad altri pesci lucertola. D'altra parte, quando vedono altri pesci rettile, probabilmente si innamorano perché trovare compagni a quelle profondità non è un compito facile. Come il pesce treppiede, il pesce lucertola può essere sia maschio che femmina allo stesso tempo.
Quando si pensa a un fiume, di solito lo si immagina sulla terraferma. Tuttavia la natura è abbastanza imprevedibile e ha creato un fiume che scorre sotto l'oceano in California. Questo fluisce ad una profondità di circa 2 miglia e ha tutto ciò che un fiume ordinario ha: tronchi affondati, alberi e rocce. E nonostante la sua unicità, non è l'unico al mondo. Ce ne sono altri due, uno in Amazzonia e uno in Groenlandia. Una terrificante creatura è stata scoperta vicino alla costa dell'Angola da un veicolo operato a distanza. Sembra che non abbia né testa né corpo. Si trovava ad una profondità di circa 1325 metri sotto la superficie. Dopo aver condotto delle ricerche, gli scienziati hanno concluso che non era nulla proveniente da un film di fantascienza. Era semplicemente un gruppo di sifonofori bloccati insieme. Nel 2015 un uomo qualsiasi stava facendo immersioni a Cesarea e qualcosa di lucente ha attirato la sua attenzione. Ha allungato la mano, l'ha afferrato e ha realizzato che era una moneta d'oro. In seguito ha esaminato il fondale e ha scoperto che ce n'erano molte altre. Ha riportato l'incidente alle autorità locali e hanno concluso che aveva trovato un tesoro arabo. Le monete erano fatte di solido oro a 24 carati e avevano alcune migliaia di anni. Ma a causa della perfetta salinità e temperatura sembravano nuove di zecca. Le monete appartenevano a una nave carica di merce, fu presa in una tempesta e purtroppo affondò. Una delle scoperte più strane di sempre è stata fatta nel Mar Baltico e si tratta di un'anomalia che sembra essere stata creata da una civiltà diversa. È stata scoperta da ricercatori svedesi, i quali in sostanza non avevano idea di che cosa fosse. Hanno dovuto chiedere l'opinione a moltissimi altri scienziati. Quando guardi questa formazione dall'alto, ha una lunghezza di 61 metri e sembra esattamente una navicella spaziale caduta. È difficile credere che si tratti di una formazione naturale, ma attenti allo spoiler! È completamente opera della natura, perché il Mar Baltico ha subito molte erosioni nel corso della storia. Molto probabilmente questa forma bizzarra è il risultato di questi processi. Un gruppo di subacquei in Madagascar è rimasto scioccato quando ha scoperto sul fondo del mare questo mostruoso coltello lungo 2,13 metri. Le speculazioni sono iniziate immediatamente e molti hanno detto che il coltello proveniva da alcuni giganti che avevano combattuto i megalodonti e vissuto sulla Terra migliaia e migliaia di anni fa. Questa potrebbe essere una bella storia, ma molto probabilmente il coltello è un oggetto di scena di un film che è stato perso in mare. Uno degli animali più bizzarri dell'oceano è lo squalo smerlato. Si ritiene che questo pesce sia la ragione di tutte quelle storie di serpenti marini di cui gli esploratori del passato scrivevano. Questi animali vivono abbastanza in profondità nell'oceano, ma a volte possono essere visti in acque poco profonde. È super raro, ma possibile. Lo squalo smerlato ha una grande bocca che sfoggia circa 300 denti. Ha anche un corpo lungo che assomiglia a quello di una lucertola. Ed è davvero una specie unica di squalo. La sua preda può essere la metà della sua dimensione perché lo stomaco di questo squalo è come quello di un serpente e può ingoiare pesci o crostacei enormi. Avvistare alcuni vermi nel tuo giardino non è un grosso problema, ma dopo averne visto uno lungo 8 metri nell'oceano, la tua muta diventerà un po' più bagnata. Questo verme è super raro ed è completamente innocuo per gli esseri umani. In realtà non è un verme gigante, è un agglomerato di zooidi che si uniscono in una formazione a forma di verme. Di solito mangiano solo plancton, batteri e altre piccole cose che si possono trovare nell'oceano. Probabilmente la cosa più spaventosa nell'oceano, che è al 100% reale, è il Magna Pinna. Può essere trovato a profondità pazzesche di 6.096 metri sotto la superficie. Questo mostro sembra uno Slenderman sottomarino, ma è solo un calamaro con tentacoli davvero lunghi che possono raggiungere una dimensione terrificante di 2,43 metri. Questo tipo è stato visto solo poche volte e, fondamentalmente, non sappiamo ancora molto di questa creatura. Sai che la NASA non esplora solo stelle, pianeti, galassie e buchi neri? Difficile da credere, ma è così. L'agenzia si occupa anche di ricerca sul nostro pianeta, la Terra. Cosa ha scoperto di recente la NASA? C'è vita sotto il ghiaccio. Mentre i ricercatori stavano analizzando alcuni dati, hanno scoperto qualcosa di incredibile che si nasconde sotto i ghiacci dell'Antartide. Questa scoperta non solo cambia tutte le nostre teorie sul sistema idrico della Terra, ma potrebbe anche aiutare la ricerca della vita nello spazio.
L'esistenza dell'umanità potrebbe dipendere dalla comprensione dell'Antartide e dei suoi segreti. Le recenti scoperte rivelano delle informazioni vitali per la nostra sopravvivenza. Ma prima di continuare, vediamo quanto ne sai di questo luogo inospitale, formato da distese di ghiaccio a perdita d'occhio. L'Antartide è uno dei 7 continenti del mondo, situato nell'emisfero meridionale. È il 5° in termini di superficie totale. Le sue dimensioni sono doppie rispetto all'Australia. Vuoi vedere dei veri meteoriti? Vai in Antartide! Grazie al suo clima secco, è uno dei luoghi migliori per osservare lo spazio. E, ancora più importante, è possibile trovare meteoriti sulla superficie bianca del continente. Gli scienziati ne hanno già estratti dal ghiaccio circa 45.000. Sono convinti di poterne trovare altri 300.000. Vista l'assenza di rocce terrestri, è facile individuarli a causa del loro colore scuro. Anche l'ambiente desertico e secco dell'Antartide contribuisce a preservarli. Non solo gli ultimi, ma anche quelli caduti sulla Terra più di 1 milione di anni fa. Riuscireste a immaginare attività vulcanica in Antartide? Difficile. Ma questo è il luogo dove il fuoco incontra il ghiaccio. È in Antartide occidentale che si verifica la maggior parte dell'attività vulcanica. Gli scienziati hanno recentemente scoperto che solo lì esistono 138 vulcani. È opinione diffusa che l'Antartide sia sempre fredda, ma non è così. Le sue regioni costiere possono raggiungere i 10 gradi centigradi. Ti sei mai chiesto come sarebbe l'Antartide se non fosse ricoperta di ghiacci? È una situazione difficile da immaginare, ma 34 milioni di anni fa l'Antartide non era ricoperta dai ghiacci. Ovviamente nessuno è mai stato in grado di spiegare com'era il continente all'epoca, ma la NASA sì. Ha generato delle simulazioni al computer, creando una delle mappe più accurate di sempre. Quello che i ricercatori hanno osservato ha dell'incredibile. Il continente non era piatto come sembrava, ma disseminato di valli, pianure e alte montagne. Ma non è niente in confronto a ciò che è stato scoperto sotto il ghiaccio. La NASA ha trovato 2 nuovi laghi subglaciali. La cosa ancora più bella è che sono stati individuati dallo spazio. Come? Se la tua risposta è con satelliti ad alta tecnologia, hai indovinato. Nel 2003 la NASA ha lanciato un satellite chiamato ICESat, che ha misurato la massa della calotta glaciale e l'altezza di nuvole e di altri aerosol. Il satellite ha anche contribuito a creare una mappa dell'Antartide libera dai ghiacci. Nel 2010 l'Agenzia Spaziale Europea ha lanciato il secondo satellite, CryoSat-2, con lo scopo di tracciare le variazioni dello spessore dei ghiacci. Nel 2018 la NASA ha lanciato il terzo satellite, ICESat-2, la versione aggiornata di ICESat, che ha misurato l'elevazione della calotta glaciale e lo spessore del ghiaccio marino. Lo strumento laser più avanzato della NASA per l'osservazione della Terra ha fornito dati di altissima precisione. Combinandoli con i dati degli altri satelliti, è stato possibile individuare questi 2 nuovi laghi vicino a una coppia di laghi più grandi. Ma com'è possibile che questi laghi esistano? Lo spessore medio della maggior parte dei ghiacci dell'Antartide è di circa 1,9 km. Tuttavia, in alcuni punti può raggiungere uno spessore di oltre 3 km, soprattutto in inverno. Potremmo quindi immaginare che sotto questo strato di ghiaccio non ci sia nulla? La scienza però dice il contrario. Non è possibile vederlo a occhio nudo, ma il ghiaccio del continente scorre lentamente e costantemente in diverse direzioni, sotto la forza del suo peso. Per molti anni gli scienziati non sono riusciti a capire come si muovesse l'acqua. La situazione è cambiata nel 2007, quando i dati raccolti da ICESat hanno permesso di capire cosa si nasconde sotto la superficie. È stata individuata un'intera rete di laghi di acqua liquida collegati tra loro sotto la calotta ghiacciata. E ce n'erano centinaia. Helen Amanda Fricker, la glaciologa dello Scripps Institution of Oceanography, ha pensato che i cambiamenti di quota misurati da ICESat fossero dovuti alla dinamica di questi laghi. Non erano dei semplici serbatoi statici di acqua di disgelo. Al contrario, si riempivano e svuotavano continuamente nel tempo, attraverso un sistema di corsi d'acqua.
Nel farlo, il ghiaccio sovrastante si alzava e si abbassava. Ma dove finisce tutta l'acqua? Nell'oceano, naturalmente. Uno studio recente, di cui Fricker è coautrice, ha scoperto che il drenaggio di un lago ha riversato nell'oceano ben 750 miliardi di litri in soli 3 giorni. Innumerevoli misteri sul funzionamento della natura attendono ancora di essere risolti, ma l'individuazione di questi 2 nuovi laghi fornirà agli scienziati un quadro più preciso della velocità con cui la calotta antartica si modifica a causa del riscaldamento globale e di come questo influenza le correnti oceaniche mondiali e l'innalzamento del livello del mare. Il ciclo di riempimento e svuotamento dei laghi causa anche crepe e crepacci nella calotta glaciale. Le informazioni che si troveranno in questi nuovi laghi permetteranno di comprendere meglio i danni sulla superficie del ghiaccio. Potremo anche valutare come questo sistema di riempimento e drenaggio influenza la velocità con cui il ghiaccio scivola negli oceani e nei mari, ma anche come l'acqua dolce altera gli ecosistemi marini. Questa scoperta potrebbe essere utile per studiare la presenza di vita sotto il ghiaccio. Gli scienziati hanno perforato la calotta per una profondità di circa 1068 metri, scoprendo che i campioni d'acqua prelevati da uno dei laghi contenevano circa 10.000 cellule batteriche per millilitro. Un numero così elevato di forme di vita batterica è un buon segno. Significa che le acque ghiacciate potrebbero anche supportare forme di vita più sviluppate, come i microanimali. Uno di questi laghi potrebbe addirittura essere la loro casa. L'aspetto più eccitante è che i nuovi laghi potrebbero aiutare a capire se la vita su altri pianeti è possibile. Gli scienziati ritengono che qualsiasi forma di vita al di sotto della superficie ghiacciata di Marte potrebbe seguire gli schemi visti nei laghi dell'Antartide. Quindi c'è la possibilità di trovare nuove informazioni fondamentali sul tipo di vita che potrebbe essere esistita sul pianeta rosso. Tuttavia, è meglio non trovarsi lì durante l'inverno. La temperatura più bassa sulla Terra è di meno 89,2 gradi Celsius. Nel 2010 si è registrata una temperatura ancora più bassa, pari a meno 93,2 gradi Celsius. Il freddo percepito può essere anche superiore a causa dei venti forti e secchi. Sapevi che anche le dimensioni della superficie ghiacciata dell'Antartide cambiano durante l'anno? In estate si estende per circa 3 milioni di chilometri quadrati, ma in inverno raggiunge i 19 milioni di chilometri quadrati. Eppure, nonostante questi continui cambiamenti, rimane il più grande pezzo di ghiaccio della Terra. Spiacente Artico, hai perso. Conosci questi simpatici pinguini? Possiamo considerare questi animali come gli abitanti del luogo, perché in Antartide non esiste una popolazione autoctona. Dal punto di vista geopolitico, l'Antartide è terra di nessuno, perché nessun paese la possiede. Sai però chi la possiede? 5 diverse specie di pinguini, foche e orche. Nonostante le dure condizioni climatiche è possibile visitarla. Esistono degli speciali permessi per pesca e ricerca. Circa 5.000 persone risiedono nelle stazioni di ricerca durante l'estate polare. Quando arriva l'inverno, però, il numero si riduce a 1.000. La coltre di ghiaccio dell'Antartide costituisce il 70% delle riserve di acqua dolce del mondo. Immagina cosa accadrebbe se si sciogliesse. Il livello globale del mare si alzerebbe di 60 metri. Era l'inizio del XX secolo e 2 rivali, Robert Scott e Roald Amundsen, intrapresero le loro spedizioni per diventare le prime persone nella storia a raggiungere il Polo Sud. La gara non fu facile e si concluse tragicamente per Scott. Amundsen vinse e piantò la sua tenda al Polo Sud prima del rivale. Il geologo britannico Thomas Griffith Taylor, membro della spedizione di Scott, nota come Terra Nova, non solo sopravvisse alle dure condizioni del viaggio, ma fece anche una scoperta inaspettata. Trovò una cascata di quello che sembrava essere sangue, alla base rocciosa del ghiacciaio che ora porta il suo nome, nel 1911. Gli scienziati hanno impiegato più di un secolo per capire cosa si cela dietro l'inquietante colorazione. Un team di scienziati americani ha raggiunto il ghiacciaio Taylor con potenti microscopi elettronici per analizzarne il contenuto. Studi precedenti ne avevano scalfito la superficie, ma nessuno aveva mai effettuato un'analisi su larga scala della sua composizione mineralogica. I ricercatori hanno sfoderato un intero arsenale di apparecchiature e individuato piccole nanosfere ricche di ferro. Queste minuscole particelle, grandi un centesimo dei globuli rossi umani, provengono da antichi microbi, riprodottisi in abbondanza nelle acque di disgelo del ghiacciaio Taylor.
Queste nanosfere sono ricche di ferro, silicio, calcio, alluminio e sodio e formano una composizione unica che dipinge l'acqua subglaciale di rosso. Queste nanosfere non hanno la struttura cristallina tipica dei minerali, motivo per cui i precedenti metodi di rilevamento non erano riusciti a individuarle. Le profondità del ghiacciaio Taylor ospitano un'antica comunità microbica che ha prosperato in isolamento per migliaia o forse milioni di anni. Questa scoperta potrebbe aiutarci nella ricerca di vita al di fuori della Terra. Il dottor Ken Levy, ricercatore presso la Johns Hopkins University, ha una notevole esperienza nei materiali planetari e nell'analisi di campioni marziani. Ha deciso quindi di scoprire cosa accadrebbe se un Mars rover atterrasse in Antartide. Riuscirebbe a capire cosa rende le cascate di sangue rosse? I ricercatori hanno quindi trattato le cascate di sangue come un finto sito di atterraggio marziano. Hanno utilizzato tecniche ispirate ai rover che esplorano il pianeta rosso. I campioni raccolti sono stati inviati alle strutture di analisi della Johns Hopkins. Lì, Levy ha utilizzato la microscopia elettronica a trasmissione, rilevando le nanosfere. Ha concluso quindi che i metodi attuali di analisi delle superfici degli altri pianeti con i rover sono insufficienti. Non sono in grado di svelare la vera natura dei materiali ambientali, soprattutto su pianeti freddi come Marte. Questi materiali potrebbero essere piccolissimi e non cristallini, e questo potrebbe ostacolare i metodi di rilevamento. Per cogliere veramente l'essenza dei pianeti rocciosi, avremmo bisogno di microscopi elettronici a trasmissione. Montarne uno su un Mars rover non è ancora possibile, ma potrebbe essere l'inizio di una nuova era dell'esplorazione spaziale. Hai mai visto una cascata in fiamme? Ogni febbraio, la cascata Horsetail, nel Parco Nazionale di Yosemite, subisce una trasformazione sensazionale. Quando il sole tramonta, i suoi raggi colpiscono la cascata con un'angolazione perfetta, trasformandola in un'esplosione di vibranti tonalità arancioni e rosse. Non sappiamo esattamente chi abbia scoperto questo miracolo naturale né quando. Gli abitanti della valle originaria forse lo conoscevano, ma l'hanno tenuto per sé. Solo nel 1973 il fotografo Galen Rowell ha scattato la prima foto conosciuta della cascata, portandola alla ribalta. Da allora è diventata un fenomeno globale, diffondendosi a macchia d'olio sui social media e attirando folle da ogni dove. Questa magnifica cascata attira ogni anno centinaia di spettatori, che però possono assistere allo spettacolo solo a determinate condizioni. Innanzitutto, la cascata ha bisogno di un torrente. Se a febbraio il manto nevoso non è sufficiente, la cascata non avrà abbastanza acqua per fare la sua magia. Poi, le temperature devono essere sufficientemente alte per sciogliere la neve di giorno. Se fa troppo freddo, rimane congelata e addio show. In secondo luogo, è necessario che il cielo sia limpido al tramonto. I raggi del sole devono fare un percorso rettilineo per colpire la cascata e colorarla. Poiché il tempo nello Yosemite è mutevole, però, le nuvole possono magicamente sparire proprio in tempo per lo spettacolo. Se tutte le condizioni sono giuste, potrai osservare la cascata di fuoco dello Yosemite in tutto il suo splendore per circa 10 minuti. Il mistero delle pietre mobili nel Parco Nazionale della Valle della Morte in California ha lasciato perplessi gli scienziati per anni. Le pesanti pietre sembravano avere una mente propria e muoversi attraverso Racetrack Playa, un letto di lago prosciugato, lasciando una scia nel fango. Sono state elaborate teorie di tutti i tipi per spiegare il fenomeno, da campi magnetici e diavoli di sabbia, ovvero forti vortici tipici dei territori desertici, a burloni dispettosi. Nessuno poi ha mai visto queste rocce in azione, il che ha accresciuto il mistero. Nel 2006, uno scienziato della NASA di nome Ralph Lawrence entrò in scena. Stava studiando le condizioni meteorologiche di altri pianeti, ma non riuscì a resistere al fascino della Valle della Morte e di quelle sfuggenti pietre mobili. Ebbe un'illuminazione mentre armeggiava al tavolo della sua cucina con un contenitore Tupperware. Lawrence lo riempì d'acqua, lasciando galleggiare una piccola pietra e lo mise nel congelatore. Poi spostò il blocco ghiacciato in una grande vaschetta d'acqua con sabbia sul fondo e vi soffiò sopra. Il sasso iniziò a scivolare lasciando una scia nella sabbia. Lawrence aveva studiato come il ghiaccio può far galleggiare e spostare grandi rocce lungo le spiagge interessate dai movimenti di marea del Mar Glaciale Artico.
applicando queste conoscenze, lui e il suo team di ricerca capirono che in determinate condizioni, in inverno, nella Valle della Morte si potevano formare acqua e ghiaccio sufficienti a far galleggiare le rocce sulla Racetrack Playa con un po' di vento, e scivolando lasciavano un segno sul terreno fangoso. Il fiume dei cinque colori, Caño Cristales in Colombia, ha il titolo non ufficiale di fiume più bello al mondo. Per la maggior parte dell'anno sembra un fiume qualsiasi. La vera magia avviene tra la stagione umida e quella secca, quando il livello dell'acqua è perfetto. Il fondo del fiume, unico nel suo genere, è rivestito da una pianta speciale, che in condizioni favorevoli esplode in un'abbagliante esibizione di colori. Pensa a rossi vivaci, gialli stupefacenti e verdi lussureggianti che si mescolano con il blu dell'acqua. È come entrare in un arcobaleno. Questo spettacolo fenomenale dura solo poche settimane, da settembre a novembre. Durante la stagione umida in Colombia, il fiume scorre troppo velocemente e in profondità, coprendo il fondo e negando alla pianta la luce solare di cui ha bisogno per diventare rossa. Durante la stagione secca, invece, l'acqua non è sufficiente per sostenere la vita nel fiume, quindi bisogna cogliere il momento giusto. Il motivo per cui alcune spiagge maldiviane si illuminano al buio non è un mistero, ma non per questo sono meno impressionanti. Ciò avviene grazie al plancton bioluminescente. Queste minuscole creature sono come piccole palle da discoteca sottomarine ed emettono un bagliore blu quando sono agitate o in movimento. Immagina di camminare lungo il litorale e di lasciare impronte luminose. Puoi anche fare una nuotata notturna in mezzo a questo magico plancton. I ricercatori hanno scoperto che la loro bioluminescenza è in realtà un intelligente meccanismo di difesa contro i predatori. Quando questi microorganismi fanno lampeggiare le loro piccole luci blu, disorientano e sorprendono gli aggressori. Il plancton produce questa luce utilizzando una sostanza chimica chiamata luciferina. Questo incantevole plancton può comparire in qualsiasi momento dell'anno, ma le migliori possibilità di vederlo in tutto il suo splendore si hanno da giugno a dicembre. In questo periodo, nei mari delle Maldive, c'è un maggior volume di plancton, che crea le condizioni perfette per uno show di luci dopo il tramonto. Assisterai alla magia del plancton bioluminescente solo quando le correnti di marea lo porteranno in abbondanza vicino alla riva, però. È difficile prevedere con esattezza quando si verificherà questo spettacolo, quindi assicurati di fare ricerche e preparati a scattare foto con un ISO elevato per catturarlo esattamente come appare nei cataloghi di viaggio. La regione vulcanica più grande della Terra non si trova in Africa o in Giappone, ma sotto i ghiacci dell'Antartide. Gli scienziati hanno scoperto 138 vulcani nella parte occidentale e se decidessero di diventare attivi sicuramente te ne accorgeresti. Potrebbero sciogliere enormi quantità di ghiaccio che finirebbero nell'oceano, innalzando il suo livello e rendendo il nostro pianeta inabitabile per gli esseri umani. Prima di fare le valigie per trasferirti su un altro pianeta, ascoltami. Solo due dei vulcani antartici sono attualmente classificati come attivi e ci vorrebbe una serie completa di eruzioni, decennio dopo decennio, per avere un impatto serio su tutto il mondo. Il Monte Erebus, uno dei due vulcani antartici attualmente in attività, porta con orgoglio il titolo di vulcano attivo più a sud del mondo. È in continua eruzione almeno dal 1972. Emette colonne di gas e vapore e talvolta espelle anche rocce e gli scienziati definiscono queste eruzioni come stromboliane. Una delle sue caratteristiche più sorprendenti è un lago di lava in uno dei suoi crateri, con materiale fuso in superficie. Tali laghi sono piuttosto rari perché richiedono determinate condizioni per garantire che la superficie non si solidifichi mai. Il secondo vulcano attivo è l'isola Deception, una massa di terra a forma di ferro di cavallo. È la caldera di un vulcano attivo che è eruttato l'ultima volta più di 50 anni fa. Gli scienziati che lo monitorano dicono che non dovrebbe scoppiare all'improvviso in un futuro prossimo. L'Antartide possiede anche molte fumarole. Queste sono aperture vulcaniche che rilasciano gas e vapori nell'aria. In condizioni favorevoli possono emettere abbastanza materiale da costruire torri di ghiaccio alte fino a 3 metri. Gli scienziati monitorano i vulcani dell'Antartide con sismometri che rilevano quando la Terra inizia a tremare a causa dell'attività vulcanica. Talvolta utilizzano anche tecnologie più complesse, ma è tutto estremamente difficile a causa della lontananza di questa regione polare e delle complessità nel raggiungerla. Ecco perché nessuno può prevedere quando uno dei vulcani del continente, che ora sono dormienti, potrebbe eruttare. Possiamo immaginare come sarebbe questo risveglio se analizzassimo gli eventi di quasi 20.000 anni fa. Allora, procediamo?
Uno dei vulcani dormienti dell'Antartide, il Monte Takai, ebbe una serie di eruzioni ed emise una buona quantità di alogeni ricchi di ozono in passato. Alcuni scienziati affermano che questi eventi riscaldarono l'emisfero meridionale. I ghiacciai iniziarono a sciogliersi e contribuirono a concludere l'ultima era glaciale. Perché tali eventi si ripetano, avremo bisogno di una serie di eruzioni con sostanze ricche di alogeni da uno o più vulcani attualmente sopra il ghiaccio. È uno scenario improbabile, ma visto che è già accaduto in passato, non è completamente impossibile. Per quanto riguarda i vulcani nascosti sotto uno spesso strato di ghiaccio, sembra che i loro gas difficilmente riuscirebbero a raggiungere l'atmosfera. Tuttavia sarebbero abbastanza potenti da sciogliere enormi caverne alla base del ghiaccio e produrre una notevole quantità di acqua di fusione. Il mantello di ghiaccio dell'Antartide occidentale è umido e non congelato alla sua base, quindi quest'acqua di fusione funzionerebbe come un lubrificante, mettendo in movimento il ghiaccio sovrastante in breve tempo. Il volume d'acqua che anche un grande vulcano potrebbe generare in questo modo è insignificante rispetto al volume di ghiaccio che lo sovrasta. Quindi una singola eruzione non farebbe differenza. Tuttavia diverse eruzioni di vulcani vicini o sotto uno dei grandi flussi di ghiaccio dell'Antartide occidentale avrebbero un impatto. Questi flussi di ghiaccio sono fiumi che trasportano la maggior parte dell'acqua ghiacciata dell'Antartide nell'oceano. Se cambiano la velocità e portano quantità insolite di acqua nell'oceano, il livello di quest'ultimo aumenterà. Man mano che il ghiaccio diventa più sottile, ci potrebbero essere più eruzioni. Gli scienziati lo definiscono effetto valanga. Qualcosa del genere è accaduto in Islanda. Il numero delle eruzioni vulcaniche è aumentato quando i ghiacciai hanno iniziato a ritirarsi alla fine dell'ultima era glaciale. Quindi sembra che per sensibili cambiamenti climatici, diversi potenti vulcani sopra il ghiaccio pieni di gas alogenati debbano diventare attivi in pochi decenni tra loro e rimanere forti per molte decine o centinaia di anni. L'Antartide contiene circa l'80% di tutta l'acqua dolce del mondo e se si sciogliessero totalmente, i livelli globali del mare salirebbero di quasi 61 metri. E poi dovremmo cercare un nuovo pianeta su cui vivere. Ma questo è uno scenario improbabile. È più probabile che le eruzioni sotto il ghiaccio lubrifichino i flussi di ghiaccio e spingano l'acqua nell'oceano, ma non sarebbe la fine del mondo. Un supervulcano forte e super arrabbiato potrebbe farlo e in passato è già accaduto. Oltre 200 milioni di anni fa, il mondo ha subito un importante restyling con non uno, non due, ma quattro massicce eruzioni vulcaniche. Il supervulcano chiamato Camp, ossia provincia magmatica dell'Atlantico centrale, è entrato in eruzione ripetuta per 600.000 anni. Tutto questo avveniva in Wrangellia, cioè un grande pezzo di terra che una volta era un vulcano super massiccio che si estendeva attraverso quello che ora sono la Columbia Britannica e l'Alaska. E non era la lava o la cenere vulcanica a rovinare l'ambiente. L'eruzione fece schizzare alle stelle i livelli di carbonio. Il pianeta non sarebbe mai stato più lo stesso. Questa attività vulcanica potrebbe aver aiutato i dinosauri a crescere da piccole creature delle dimensioni di un gatto fino ai giganti che abbiamo visto in Jurassic Park. Ha dato inizio a un periodo di piogge lungo 2 milioni di anni. Ha reso il mondo intero caldo e umido e ai dinosauri piaceva molto. I ricercatori hanno scavato in profondità negli strati di sedimento situati sotto un antico lago in Asia per scoprire questi segreti. Hanno trovato tracce di cenere vulcanica e mercurio, chiari segni di quelle eruzioni epiche. Vi erano firme di carbonio che mostravano enormi picchi nei livelli di anidride carbonica. Ciò ha reso l'atmosfera molto calda e la pioggia scendeva copiosa. La brutta notizia è che potrebbe avvenire un'altra eruzione simile. Il supervulcano situato sotto al Parco Nazionale di Yellowstone dorme da quasi 70.000 anni. Ma se si risvegliasse sarebbe molte volte più catastrofico dell'eruzione del Monte St. Helens nel 1980, considerata l'eruzione vulcanica più disastrosa nella storia degli Stati Uniti. Seguirono due mesi di terremoti e iniezioni di magma sotto il vulcano che indebolirono e distrussero completamente la facciata nord della montagna. La colonna eruttiva raggiunse i 24.384 metri nell'atmosfera e distribuì cenere su 11 stati degli Stati Uniti e diverse province canadesi. L'ultima eruzione di Yellowstone fu mille volte più grande di quella. La superficie sopra il parco di Yellowstone si trova su un punto caldo composto da roccia fusa e semifusa, chiamata magma. Questo magma scorre in una camera sotto il parco a circa 6-9 km di profondità, facendo gonfiare il terreno come un palloncino. Ma poi, mentre si raffredda, il terreno torna al suo stato abituale. Gli osservatori dei vulcani monitorano questo fenomeno da un secolo. 20 anni fa hanno notato che il terreno si era sollevato di circa 25 centimetri, ma dal 2010 tutto è tornato alla normalità. Gli esperti dicono che non ci sono grandi eruzioni all'orizzonte, quindi il giorno del giudizio non arriverà tanto presto. Ultimamente ci sono delle attività sotterranee in corso che mantengono alto l'interesse.
Dato che gli esseri umani non sono stati presenti per testimoniare ogni piccolo dettaglio di ciò che fu Yellowstone, è abbastanza difficile dire con certezza cosa stia succedendo lì sotto. Yellowstone ha avuto alcune eruzioni epiche negli ultimi milioni di anni. Sono avvenute come se fossero programmate con intervalli di 600-800 mila anni l'una dall'altra. L'ultima grande eruzione risale a circa 640 mila anni fa e ha praticamente ridisegnato l'intero paesaggio, spargendo cenere e detriti fino alla Louisiana. Ancora oggi si possono vedere le conseguenze dell'ultima grande eruzione nella caldera di Yellowstone. Gli esperti affermano che uno scenario di un'eruzione massiccia come l'ultima è improbabile. È più probabile assistere a eruzioni di vapore e acqua calda o flussi di lava. Quando e con quale forza si risveglierà rimane un mistero per gli scienziati. Tutti abbiamo sognato di visitare l'Artico e di assistere alle meraviglie naturali degli orsi polari che si divertono sui banchi di ghiaccio o dell'aurora boreale che danza nel cielo. Beh, mi dispiace dirvelo, ma non troverete nessun turista che si rechi in Antartide in tempi brevi. Perché, vi chiederete? Approfondiamo l'argomento. Innanzitutto, dov'è l'Antartide? Si trova nell'emisfero meridionale, precisamente al polo sud. L'oceano meridionale lo circonda e la maggior parte del continente è coperta dai ghiacci, il che lo rende uno dei luoghi più remoti e gelidi della Terra. Avete mai conosciuto qualcuno che ha visitato l'Antartide? Probabilmente no. È uno dei luoghi meno visitati del pianeta e solo pochi fortunati esploratori hanno visto il suo interno, che è per lo più costituito da distese di ghiaccio. Ma credetemi quando vi dico che la fauna e i paesaggi sono fuori dal comune. Perché non si dovrebbe viaggiare in Antartide? Tanto per cominciare, l'ambiente è incredibilmente fragile e può essere facilmente danneggiato. Inoltre non ci sono popolazioni umane autoctone sul continente, quindi il vostro viaggio sarebbe essenzialmente come visitare un'isola disabitata. E non dimentichiamo che è anche una delle destinazioni più costose da raggiungere. Nonostante ciò, l'Antartide non è esattamente sorvegliato come una fortezza, ma esiste un accordo internazionale chiamato Trattato Antartico. Questo trattato è stato negoziato per prevenire qualsiasi attività indesiderata sul continente e vieta alcune forme di sperimentazione da parte degli stati membri. Ma il motivo principale per cui non possiamo entrare in Antartide è che ha un ecosistema delicato che deve essere protetto. Il trattato stabilisce che l'Antartide deve essere utilizzato solo per scopi pacifici e deve essere libero da qualsiasi attività umana che possa danneggiare l'ambiente. Gli scienziati stanno ancora imparando a conoscere l'ecosistema unico del continente e le nostre attività e macchine potrebbero alterare il delicato equilibrio esistente. Se non vedete l'ora di andare in Antartide, ottenere il permesso non è esattamente una passeggiata. I cittadini statunitensi, ad esempio, devono compilare un modulo speciale e inviarlo all'Ufficio degli Affari Oceanici e Polari. Una volta sul posto, dovrete seguire alcune linee guida rigorose per proteggere l'ambiente. Ad esempio, non disturbare la fauna selvatica, né prendere souvenir come rocce, piante o animali. Tecnicamente, si può vivere in Antartide? Sebbene non esistano leggi che vietino alle persone di viverci in modo permanente, si tratta di un ambiente molto inospitale e inadatto all'abitazione umana. Le temperature possono raggiungere i meno 60 gradi e oltre, rendendo quasi impossibile la sopravvivenza senza l'equipaggiamento e l'esperienza necessari. Inoltre, il pezzo di terra più vicino è a oltre 1600 km di distanza, rendendo gli abitanti completamente isolati dal resto del mondo. Chissà, forse un giorno avremo la possibilità di visitare questo continente unico e affascinante, ma fino ad allora ammiriamolo da lontano. Parliamo ora un po' della scoperta dell'Antartide. A differenza di altri luoghi già abitati, l'Antartide non ha mai avuto una popolazione umana autoctona. Gli antichi filosofi greci ebbero un'idea del continente e lo chiamarono Ant-Arctos, che significa opposto all'orso. Gli orsi a cui si riferisce non sono quelli polari, ma le costellazioni dell'Orsa Maggiore e dell'Orsa Minore, osservabili solo nell'emisfero settentrionale. Di conseguenza, il termine significa l'opposto di terra dell'orso. I viaggi per la caccia alle balene e alle foche alla fine del 1700 e all'inizio del 1800 si avventuravano più a sud quando aggiravano Capo Horn, sulla punta del Sud America. Si sapeva che andare più a sud significava spesso venti forti, ma anche il rischio di imbattersi in ghiacci galleggianti di tutte le dimensioni e in venti e mari che potevano rivelarsi pericolosi per la nave e l'equipaggio.
il capitano James Cook fu il primo ad attraversare il circolo polare antartico il 17 gennaio 1773 nella regione del mare di Ross. Un anno dopo raggiunse un punto più a nord e, pur non avvistando la Terra, si avvicinò a 80 km e vide depositi di roccia trattenuti da iceberg che indicavano l'esistenza di una Terra più a sud. Si ritiene che il primo avvistamento dell'Antartide sia avvenuto nel gennaio del 1820, durante il viaggio di due navi al comando del capitano Fabian Gottlieb von Bellingshausen, nell'ambito di una spedizione esplorativa di due anni intorno al mondo alla scoperta di nuove terre. Le navi del capitano furono le prime ad attraversare il circolo polare antartico dopo Cook. Il primo sbarco indiscusso in Antartide avvenne solo molto più tardi, il 24 gennaio 1895, a Capo Adar, durante il viaggio della nave Antarctic guidata da Henrik Bull. Una piccola imbarcazione con 6 o forse 7 uomini a bordo remò a terra in condizioni di calma. Potreste non crederci, ma l'Antartide è in realtà un deserto. Con tutto quel ghiaccio si potrebbe pensare che sia un paese delle meraviglie invernale, con battaglie a palla di neve e cioccolata calda tutto il giorno. Quando pensiamo ai deserti, immaginiamo cammelli, cactus e persone che lottano per trovare l'acqua. Ma in Antartide è tutta un'altra storia. La lotta non è per trovare l'acqua, ma per trovare qualsiasi cosa che non sia coperta dal ghiaccio. E la media delle precipitazioni è stata di poco più di 10 mm negli ultimi 30 anni. Sono poche gocce di pioggia rispetto a quelle a cui siamo abituati. Quindi, tecnicamente, non sono le dune o il caldo torrido a rendere un deserto, un deserto. È la mancanza di precipitazioni. Ma non preoccupatevi, se vi capiterà di perdervi in Antartide, non dovrete preoccuparvi di avere sete. Assicuratevi solo di portare con voi una giacca e dei guanti, perché fa abbastanza freddo da trasformarvi in un ghiacciolo. Non solo l'Antartide è uno dei luoghi più aridi della Terra, ma è anche il più freddo, il più ventoso e il più alto. I pinguini e gli scienziati dell'Antartide si sono trovati parecchie volte in difficoltà anche con gli appuntamenti. A differenza del resto di noi su questo grande pianeta blu, non esiste un fuso orario in Antartide. Tutte le linee di longitudine si incontrano in un unico punto al polo sud, il che rende un po' difficile capire che ora sia. Ora, potreste pensare, ma come fanno gli scienziati e i ricercatori a tenere il conto del tempo laggiù? Bella domanda. In genere si attengono al fuso orario del paese da cui sono partiti. Tuttavia, con stazioni di tutto il mondo nella penisola antartica, le cose possono diventare un po' strane. Immaginate di cercare di coordinarvi con i paesi vicini senza svegliarli accidentalmente nel cuore della notte. Si potrebbe pensare che non ci sia molto da fare per sopravvivere in un luogo in cui la temperatura è estremamente fredda, il sole si fa vedere a malapena e il vento può portarti via più velocemente di una foglia. Ebbene, come in molti luoghi della Terra, la vita ha trovato un modo anche in Antartide. Che ci crediate o no, questo continente ghiacciato è in piena attività. È la casa di miliardi di krill, che a loro volta attirano molte foche e più pinguini di quanti se ne possano immaginare. Ma non lasciatevi ingannare dal loro aspetto carino e coccoloso. I pinguini sono nuotatori per eccellenza, con corpi snelli che farebbero invidia ai vincitori di medaglie olimpiche. Vengono a riva per riprodursi e rinfrescarsi, ma il loro vero talento è farsi dispetti l'un l'altro e formare gruppi matematicamente precisi per stare al caldo. L'Antartide ospita anche la specie di pinguino più grande della Terra. Si chiama pinguino imperatore. Certo, queste creature non volano, ma ciò non significa che non possano saltare. Infatti, alcuni di loro possono saltare fino a 3 metri. E non dimentichiamo le foche, con il loro corpo peloso e i loro canti speciali. Questi mammiferi marini sono protetti dal Trattato Antartico e prosperano anche nelle fresche acque dell'Oceano Meridionale. Ma le vere star dello spettacolo sono le balene. Durante l'estate antartica, queste enormi creature si presentano in massa per nutrirsi dell'abbondante krill. Laggiù è davvero come un buffet per le balene. La Terra ha 3 strati principali. 2 parti del nucleo, il nucleo interno denso e caldo, e il nucleo esterno che è fuso. Poi c'è il mantello. E poi segue la sottile crosta, la superficie su cui noi ci appoggiamo. Almeno questo è quello che pensavamo, perché ora gli scienziati hanno trovato un nuovo misterioso strato situato in profondità e all'interno del nucleo interno.
Il nucleo è circa due terzi delle dimensioni della Luna ed è fatto di nichel e ferro solido. Fa molto caldo. La temperatura al centro del nostro pianeta è la stessa della superficie solare. Il nucleo esterno può raggiungere quasi 5500 gradi centigradi. È difficile esplorarlo perché non possiamo andarci ed è come guardare attraverso una finestra davvero sporca composta da 5150 chilometri di metallo fuso e rocce. Ma possiamo fare affidamento su esperimenti in laboratorio, su rocce pressurizzate e riscaldate, segnali provenienti da onde sismiche e modelli informatici. Quando un terremoto colpisce, invia delle onde d'urto. Queste onde viaggiano attraverso gli strati a velocità diverse, a seconda della direzione in cui vanno e del materiale attraverso cui si muovono. Nel nuovo studio, un team di scienziati ha studiato 100.000 terremoti profondi. Alcuni andavano fino a 100 km sotto la superficie. Quando si verifica un terremoto su un lato del nostro pianeta, gli scienziati seguono le onde fino all'altro lato. Le onde cambiano quando arrivano dall'altra parte, quindi gli scienziati cercano di capire i materiali attraverso i quali queste onde sono passate. E hanno trovato un nuovo strato nel nucleo grazie ai terremoti. Normalmente le onde d'urto viaggiano lungo l'equatore, ma in basso. Si diramano e vanno in direzioni diverse a circa 60 gradi di lato. Quando le onde passano attraverso il nucleo interno andando da nord a sud, viaggiano più velocemente delle onde che attraversano il nucleo parallelo all'equatore. È importante capire il nucleo perché crea il campo magnetico del nostro pianeta, che a sua volta ci protegge da cose come i venti solari, che sono particelle cariche provenienti dal Sole. Negli anni 60 abbiamo scoperto che la Terra pulsa ogni 26 secondi. È come un orologio o una specie di battito cardiaco. Il terreno trema leggermente, ma per lo più non lo sentiamo. I ricercatori possono seguire questo battito. Alcuni pensano che la piattaforma continentale sia come un'enorme onda che si infrange sotto gli oceani. In pratica, la parte più alta del continente nordamericano precipita in una profonda pianura abissale. Una teoria dice che le onde colpiscono questo punto producendo impulsi regolari. È come se fosse una batteria. La colpisci con le mani e sbatti accidentalmente in un punto preciso che produce un'onda armonica che scuote il nostro intero pianeta. Se questa teoria è vera, siamo fortunati che non ci siano più punti come questo che possano scuotere la Terra. Altri scienziati ritengono che la pulsazione avvenga perché c'è un vulcano vicino a un punto critico, l'isola di Sao Tomé nel Golfo di Bonny. Cammini, corri, salti, ma quando ti fermi ti sembra sempre di stare fermo. In realtà ti muovi anche quando stai fermo, perché il nostro pianeta è sempre in movimento. A seconda di dove ti trovi, ti muovi attraverso l'universo a più di 1600 km orari. Se sei all'equatore, ti muovi più velocemente. Diciamo che hai un pallone da basket che sta girando sul tuo dito. Controlla l'equatore della palla. Un qualsiasi punto sulla palla ci metterà di più a fare un giro rispetto a un qualsiasi punto vicino al dito. Questo significa che più ti avvicini all'equatore, più ti muovi rapidamente. La Terra è un pianeta che ricicla continuamente. Il terreno su cui camminiamo viene riciclato. Poi c'è il ciclo delle rocce, che è quando si trasformano in altri tipi. E questo ciclo è continuo. Le profondità del nostro pianeta sono piene di magma, e man mano che il magma fuoriesce in superficie, diventa roccia. I processi tettonici, come l'attività vulcanica, i terremoti, la formazione delle montagne e tutti gli altri processi che modellano la superficie del nostro pianeta, portano quella roccia in superficie. E quando la roccia arriva in superficie, l'erosione la modella e la scolpisce. E tutti questi frammenti si depositano. Tutta la pressione proveniente dall'alto compatta questi frammenti, trasformandoli in rocce sedimentarie, come, ad esempio, l'arenaria. Le rocce sedimentarie spesso finiscono in profondità sotto la superficie terrestre. Poiché c'è molto calore e pressione, vengono cotte e si trasformano in rocce metamorfiche. Possono poi ritornare in superficie o addirittura finire per erodersi nuovamente. A volte le placche spingono l'una sotto l'altra e le rocce si trasformano nuovamente in magma. Finora abbiamo esplorato solo il 5% dell'oceano. L'oceano stesso, così come la vita nelle sue profondità, è ancora un mistero. I sedimenti che stanno sul fondo dei nostri oceani, anche a una profondità di 2,5 km, ospitano diversi microorganismi.
Ci sono dei microbi nascosti all'interno delle rocce vulcaniche sotto il fondo marino al largo delle parti del Pacifico, nascosti sotto a 265 metri di sedimenti. La biosfera sul fondo oceanico sta crescendo molto lentamente rispetto alla vita in superficie. La divisione cellulare avviene ogni 10.000 anni. Qualcosa è cambiato nell'asse terrestre. I cambiamenti climatici e lo scioglimento dei ghiacciai, soprattutto nelle regioni come l'Himalaya e l'Alaska, hanno fatto spostare quest'asse. Il nostro pianeta ha due tipi di poli. I primi sono i poli magnetici sud e nord. Influenzano cose come la deriva e la navigazione. L'asse attorno al quale ruota la Terra è un altro tipo di polo ed è cambiato nel tempo, ma non sappiamo esattamente perché. I ricercatori si sono resi conto che ci sono masse d'acqua in movimento che spingono l'asse terrestre verso est. Prendiamo come esempio una bacinella d'acqua. Se la muovi avanti e indietro, lo sciabordio farà muovere il peso dell'acqua un po' dappertutto. Una cosa simile sta accadendo a livello planetario. Non importa quanto grande sia un terremoto. Nessun essere umano potrebbe mai sentire un terremoto sul lato opposto della Terra, anche se alcune persone affermano di averlo fatto. Nel 2013 ce n'è stato uno vicino alle isole Kurili di magnitudo 8.5. Era a circa 650 km di profondità. Era così forte che delle persone in Australia hanno riferito di aver sentito il terreno tremare. Il terremoto più forte è avvenuto in Cile nel 1960, di magnitudo 9.5. La zona di rottura era larga tra 500 km e quasi 1000 km lungo la costa del paese. I terremoti di magnitudo 10 o superiore non possono verificarsi. L'entità dipende dalla lunghezza della faglia in cui si verificano. Più lunga è la faglia, più grande è il terremoto. Una faglia è una rottura in una parte della crosta del pianeta. Ci sono rocce su entrambi i lati e si muovono l'una accanto all'altra. Non abbiamo ancora trovato una faglia abbastanza lunga da generare terremoti di magnitudo 10 o più. Se accadesse, si estenderebbe per la maggior parte del nostro pianeta. Un terremoto di magnitudo 12 richiederebbe una faglia più grande del nostro stesso pianeta. Un lato del nostro pianeta sta diventando più freddo dell'altro. La Terra ha un sistema che la mantiene calda dall'interno, un liquido rovente nelle profondità del nostro pianeta. Ruota e, allo stesso tempo, genera un campo magnetico e gravità. In questo modo il nucleo terrestre mantiene l'atmosfera più vicina alla superficie del pianeta. La Terra assorbe anche il calore dal Sole e la trattiene sulla superficie. Il calore però non si diffonde equamente sul pianeta. Un lato, l'emisfero pacifico, sta perdendo calore più rapidamente dell'altro, l'emisfero africano. Ciò accade perché la Terra intrappola più calore rispetto alla superficie sotto l'oceano. Il fondale marino è molto più sottile della massa continentale. Inoltre, la temperatura causata dal calore proveniente dall'interno della Terra si sta abbassando a causa delle enormi quantità di acqua fredda sopra di essa. Le nuvole non sono solo dei soffici pezzi di cotone. Pesano più di 1 milione di chili e aiutano a regolare la temperatura del nostro pianeta. Se prendessi tutte le gocce d'acqua nelle nuvole e le portassi in superficie, potresti coprire il pianeta con uno strato liquido sottile come un capello umano. Non sembra molto, ma quest'acqua è di fondamentale importanza per il clima. Se non fosse per le nuvole, avremmo temperature più calde. Guardate un po'. Cosa ci fa quel cerchio di ghiaccio dalla forma perfetta in mezzo al fiume? Come ha fatto a comparire lì? Perché si formi un cerchio del genere, le condizioni devono essere molto particolari. Vediamo se riuscite a creare una forma di ghiaccio simile in casa. È impossibile. I cerchi di ghiaccio sono chiamati anche dischi di ghiaccio e padelle di ghiaccio. Si formano nei fiumi, nei laghi e nei torrenti quando il ghiaccio si raccoglie al centro del corpo idrico mosso da un vortice. Il fatto è che i vortici casuali tendono a seguire percorsi circolari. In inverno, i cristalli di ghiaccio si raccolgono spesso in queste acque in lento movimento. Di conseguenza, formano dischi di ghiaccio circolari. La corrente non permette a questi dischi di allontanarsi, ma li fa ruotare lentamente in un punto. Quando un cerchio di ghiaccio ruota, urta altri pezzi di ghiaccio o la riva e si ritrae fino a diventare perfettamente rotondo. C'è un altro modo in cui si formano i cerchi.
quando uno specchio d'acqua si ricopre di ghiaccio, una corrente che viaggia sotto di esso può staccare un pezzo di ghiaccio e iniziare a farlo ruotare fino a dargli la forma di un cerchio. Questi dischi possono essere molto grandi, fino a 15 metri di diametro. Un altro sorprendente fenomeno del ghiaccio è chiamato penitentes. Si tratta di formazioni nevose che si trovano ad altitudini molto elevate. Numerose e ravvicinate sembrano lunghe e sottili lame di neve o ghiaccio indurito, che puntano verso il sole. Queste guglie ghiacciate si sviluppano nelle regioni innevate e glaciali delle Ande secche, a un'altezza di oltre 4.000 metri. Alcuni penitentes sono alti solo pochi centimetri, mentre altri raggiungono i 5 metri, davvero sorprendenti. Queste strutture frastagliate si formano grazie al processo chiamato sublimazione. Si tratta di un processo simile alla fusione, ma in questo caso il sole trasforma la neve direttamente in vapore senza prima scioglierla. In altre parole, il ghiaccio salta allo stadio liquido e passa dalla forma solida a quella gassosa. Le aree curve della superficie si riscaldano e sublimano più velocemente di altre, formando delle ammaccature. È così che si formano i penitentes, ed è per questo che si inclinano in direzione dei raggi solari. Poi c'è quello che si chiama fiore di ghiaccio, e non è carino? Questo fenomeno ha anche altri nomi. Lana di ghiaccio, nastro di ghiaccio, scegliete quello che preferite. Io mi limito a cristallo di ghiaccio. Si forma quando l'aria si è raffreddata fino a raggiungere le temperature di congelamento, ma il terreno non è ancora ghiacciato. La linfa negli steli delle piante si espande durante il congelamento e questo provoca delle crepe lungo il fusto. L'acqua viene quindi aspirata attraverso queste fessure. Una volta a contatto con l'aria, l'acqua si congela. Questo processo forma strati sottilissimi di ghiaccio, creando qualcosa che assomiglia a nastri o petali di ghiaccio. Lo stesso fenomeno avviene con le piante legnose. In questo caso, però, il ghiaccio è ancora più sottile, simile a un capello. Queste formazioni di ghiaccio sono incredibilmente delicate, perciò se volete vederne uno, cercatelo al mattino presto in zone ombreggiate. È possibile trovare fiori di brina che galleggiano sulla superficie di un lago o di un mare appena ghiacciato. Nel 2009, un team di scienziati dell'Università di Washington stava navigando vicino al Polo Nord e proprio allora hanno scoperto un grande campo di queste graziose formazioni di ghiaccio. Ma la cosa più bella è che quando hanno sciolto alcuni di questi fiori, hanno riscontrato che l'acqua conteneva un numero insolitamente elevato di batteri. Ma come si formano queste incredibili formazioni di ghiaccio? L'aria deve essere estremamente fredda, più fredda della superficie dell'oceano, e molto secca. Quando l'aria è così diversa dall'oceano, la sua secchezza estrae un po' di umidità dall'acqua. L'aria diventa umida, ma solo per un po'. Il freddo rende il vapore acqueo pesante. Non c'è da stupirsi che l'aria voglia liberarsi di questo peso aggiuntivo. Così, cristallo dopo cristallo, l'aria si trasforma in ghiaccio, creando delicati fiori che a volte raggiungono i 7 cm di altezza. L'oceano letteralmente sboccia. Anche gli aghi di ghiaccio hanno molti nomi, i più creativi dei quali sono stelle di brina, scaglie di ghiaccio e castelli di ghiaccio. Questo tipo di ghiaccio si presenta in modo simile a quello dei penitentes, ma l'acqua viene estratta dalla superficie del suolo attraverso stretti capillari. Tutta quest'acqua si congela in colonne aghiformi. A prima vista, queste formazioni sembrano balle di fieno, ma fatte di neve, e in effetti è una descrizione molto accurata. Sapete che il fieno viene arrotolato in grandi balle? Beh, è lo stesso modo in cui si formano i rulli di neve. Il vento soffia un pezzo di neve sul terreno. Mentre rotola, raccoglie ancora più neve e cresce di dimensioni. I rulli di neve sono solitamente cilindrici e cavi all'interno, perché il primo strato di neve spesso si stacca durante il movimento. Queste formazioni di neve possono raggiungere un diametro di 60 cm. Si formano quando le temperature sono prossime allo scioglimento e sul terreno c'è uno strato di neve fresca e soffice. Inoltre, non dovrebbe attaccarsi alla superficie su cui si trova. Non bisogna trascurare nemmeno del vento. Dovrebbe essere abbastanza forte da far rotolare il rullo, ma non troppo da romperlo. Queste condizioni sembrano piuttosto precise, ecco perché i rulli di neve sono così rari. Ma non è solo il ghiaccio a creare cose straordinariamente belle. Anche il fuoco può farlo.
guardate i cosiddetti capelli di Pelé. Questi sottili fili possono sembrare dorati e belli, ma sono molto pericolosi da raccogliere. Il vento a volte cattura piccole gocce di lava provenienti da vulcani attivi. Queste gocce vengono trasportate a chilometri di distanza dalla bocca e si allungano in fili di vetro sottilissimi, chiamati anche capelli di lava. Alcuni fili possono essere lunghi fino a 2 metri. Vi siete già riscaldati? Allora è il momento di raffreddarsi di nuovo. Il 19 marzo 2018, gli abitanti dell'Alabama hanno dovuto correre ai ripari per non essere colpiti da enormi pezzi di ghiaccio caduti dal cielo. È stata la famigerata grandinata dell'Alabama che ha causato danni per milioni di dollari. Dopo la grandinata, sembrava che il luogo fosse stato completamente devastato dai selvaggi. Vetrine rotte, parabrezza delle auto sfondati, cartelloni pubblicitari distrutti e buchi nei tetti. Ma ciò che ha entusiasmato i ricercatori è stato un chicco di grandine trovato vicino alla città di Kalman, in Alabama. Questo mostro delle dimensioni di un pallone da softball aveva un diametro di oltre 13 cm e quindi ha stabilito un nuovo record statale. Adesso guardiamo queste bolle. Sono sacche di gas metano altamente infiammabile e combustibile. Intrappolato sott'acqua, questo gas forma paesaggi psichedelici e disegni sorprendenti. Tipiche dei laghi delle latitudini settentrionali, come il lago Abraham nell'Alberta, in Canada, queste bolle compaiono quando resti di animali, foglie e piante cadono in acqua e vengono consumati dai batteri. Questi batteri espellono poi il gas metano. Ma non lasciatevi ingannare dalla bellezza di questo fenomeno. Quando arriva la primavera, il ghiaccio si scioglie e le bolle di metano iniziano a frizzare e a scoppiare in modo sorprendente. Ma se vi capita di accendere un fuoco nella zona, tutto potrebbe esplodere. Immaginate di surfare un'onda perfetta, quando improvvisamente si blocca. Beh, sembra davvero inquietante. Per fortuna cose del genere non accadono nella vita, giusto? Sbagliato. In Antartide si possono vedere onde ghiacciate da capogiro. Queste onde si formano quando il ghiaccio viene compresso e la pressione crescente spreme le bolle d'aria. Il bellissimo colore blu è il risultato dello scioglimento e del ricongelamento del ghiaccio. Ed ora un bonus: le cascate del Niagara ghiacciate. Nel 2018, le leggendarie cascate situate al confine tra lo stato di New York e l'Ontario, in Canada, sono riuscite a lasciare tutti a bocca aperta. I turisti arrivati per ammirare la potenza dell'acqua scrosciante sono rimasti stupiti nel trovare le cascate completamente ghiacciate. Saltando a piè pari, le cascate non erano di per sé congelate, poiché una simile impresa è impossibile per una massa d'acqua che scorre così grande. Ma le microscopiche gocce d'acqua trasportate dall'aria delle cascate del Niagara, così come la nebbia, formavano una crosta di ghiaccio sull'acqua corrente. Di conseguenza, guardando le cascate, si poteva essere certi che fossero ghiacciate. In realtà l'acqua continuava a scorrere, ma era nascosta sotto il ghiaccio. Andare alla scoperta dei posti più remoti del pianeta è davvero emozionante. Oggi partiremo per un viaggio che non dimenticherai facilmente. Ma copriti bene, farà molto freddo. Salti su un aereo e atterri sull'isola coperta di ghiaccio, la Groenlandia. Un'incredibile aurora boreale o luci del nord ti accoglie. Non credi ai tuoi occhi. La tua guida ti racconta che si tratta di un fenomeno strano. In genere le persone la inseguono per giorni. Ti senti fortunato e ti prendi il tempo di ammirare queste bellissime luci verdi danzanti. Sei contento di aver portato con te la macchina fotografica, vero? Tra un clic e l'altro, impari che l'aurora boreale è il risultato di potenti scontri. Questi emozionanti spettacoli di luce avvengono quando particelle cariche d'energia che provengono dal Sole si scontrano con la parte superiore dell'atmosfera terrestre. Il giorno 2 si continua l'esplorazione dell'isola dall'alto. Forse lo sai già, ma la Groenlandia è una delle isole più grandi al mondo. A bordo dell'elicottero puoi vedere un'infinita distesa di ghiaccio. Se te lo stai chiedendo, sappi che stai sorvolando 1,7 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio. Oh, cosa c'è laggiù? Sembrano orsi polari. Meglio non avvicinarsi troppo. Le condizioni in Groenlandia sono troppo dure per l'uomo, ma alcune specie animali se la cavano piuttosto bene fra i ghiacci, come per esempio le renne, i lupi e le volpi artiche. Nel tuo viaggio verso la Groenlandia ti sei probabilmente fermato a Copenaghen.
La Danimarca è uno dei pochi paesi da cui partono voli commerciali per la Groenlandia. Forse non lo sapevi, ma la Groenlandia fa parte del Regno di Danimarca. Sulla mappa si trova tra l'Oceano Artico e quello Atlantico. Che fortuna! Il pilota è autoctono e ti svela i segreti nascosti in questi scenari. Sotto questa crosta bianca, spessa 3,2 km, c'è un mondo pieno di canyon, crateri causati da meteore e piante fossili vecchie di migliaia di anni. Non vedi l'ora di esplorare quei luoghi, ma ovviamente dovrai usare la tua immaginazione, perché sono nascosti dal ghiaccio. Libero di non crederci, ma circa l'80% della superficie dell'isola ne è ricoperto. La prima tappa del tour è il Grand Canyon. Atterri poco lontano da lì, da qualche parte a nord dell'isola. Saprai che i canyon sono valli strette e profonde con pareti molto ripide. Ma scommetto che non sai che la parola canyon deriva dallo spagnolo cañón, che significa tubo o tubazione. Questo Grand Canyon ha delle cose in comune con quello statunitense. Prima di tutto, la grandezza. È lungo almeno 750 km e profondo fino a 800 metri in alcuni punti. Nasconde una vera valle subglaciale e se ti stai chiedendo come si è formato, probabilmente da un fiume che scorreva in Groenlandia prima che i ghiacci ricoprissero tutto. Eh già, la Groenlandia non è sempre stata coperta dal ghiaccio. Un tempo era verde. In effetti il suo nome, in inglese e in danese, significa proprio terra verde. Molti altri luoghi ricoperti dai ghiacci, come l'Antartico, erano un tempo verdi. Secondo gli scienziati, in passato in Groenlandia non c'era ghiaccio. Con l'aiuto di un radar aereo hanno fatto scoperte sconvolgenti. I radar comunque non localizzano il ghiaccio. Se non ci credi, prova a mettere un cubetto di ghiaccio nel microonde. Non si scalda né si scioglie. Una recente scoperta di piante fossili ha permesso ai ricercatori di stimare che la Groenlandia era molto più calda. Durante la ricerca del 2021, condotta dall'Università del Vermont, si sono trovati rami e foglie fossili, con grande stupore degli scienziati. Si aspettavano di trovare sabbia e rocce sotto i ghiacci, ma invece ne sono emerse chiare prove di una ricca flora. A giudicare da quanto hai visto di questo paesaggio, è difficile credere che un tempo fosse ricoperto di foreste. Oggi si trova della vegetazione tipica della tundra sulla fascia costiera, ma in base al materiale genetico ritrovato in queste piante fossili, i ricercatori pensano che l'isola fosse molto più verde. È probabile che ci fossero foreste piene di insetti, come farfalle e scarafaggi. E le temperature medie variavano forse dai 10 gradi Celsius d'estate ai meno 17 d'inverno. L'Operation Ice Bridge della NASA ha sorvolato la Groenlandia più di 100 volte. Questo ha permesso agli scienziati di creare una mappa 3D dell'isola e scoprire l'età di ogni strato di ghiaccio della calotta glaciale groenlandese. Gli strati di ghiaccio possono aiutare a rispondere a molte domande scientifiche, perché si formano in un arco di tempo di migliaia di anni. Sono strati di neve su strati di neve. La neve si compatta in ghiaccio, che a sua volta crea la calotta glaciale. Ti ricordi quei fossili di cui abbiamo parlato? Si pensa che risalgano all'interglaciazione Riis-Vuurm tra i 130.000 e i 115.000 anni fa. In base alle rivoluzionarie riprese in 3D della NASA, possiamo individuare tre distinti periodi climatici nella calotta glaciale. Lo strato più superficiale è abbastanza piatto e uniforme. Scavando più in profondità, si trova lo strato dell'ultima era glaciale. È più articolato e accidentato. Il ghiaccio è più scuro di quello in superficie. Lasciando libero spazio all'immaginazione, possiamo provare a pensare a com'era questa parte del mondo all'epoca dei mammut. Continuando a scavare, si troveranno i ghiacci dell'interglaciazione Riis-Vuurm. Ma i canyon non sono l'unica cosa strana tra i ghiacci. Se si potesse dare una sbirciatina sotto tutti quegli strati di ghiaccio, potremmo vedere un'impressionante catena montuosa e anche fiordi profondi. Nel 2017, gli scienziati hanno creato una mappa che mostrava com'era la Groenlandia senza ghiacci. Nella parte centrale dell'isola c'era una depressione concava. Questa depressione è stata molto probabilmente un antico lago. Attorno a esso c'era un cerchio di rilievi costieri. Questo paesaggio assomigliava probabilmente a quello della moderna Patagonia, grandi montagne con cime innevate che circondano laghi cristallini. Questo antico lago in Groenlandia è una meraviglia. Immagina un cratere grande come gli stati di Rhode Island e Delaware insieme. Si pensa che il lago coprisse 7.000 km² e fosse alimentato da almeno 18 diversi corsi d'acqua.
Queste acque blu cristalline erano sicuramente invitanti, e gelate ovviamente. Se ai tempi avessimo voluto farci un bagno, avremmo dovuto prestare attenzione. L'acqua poteva raggiungere i 243 metri di profondità. Al terzo giorno di avventura vai alla scoperta di un vero e proprio parco subacqueo sotto ai ghiacci. Mentre esplori l'isola ghiacciata, la guida ti ricorda di fare attenzione alle crepe in superficie. Queste crepe sono responsabili degli odierni salotti acquatici là sotto. L'acqua di disgelo e quella piovana scorrono giù per le crepe fino al letto dei fiumi e formano un paesaggio di laghi incantati e fiumi di acque cristalline. Secondo gli scienziati, laggiù si trovano circa 60 laghetti, e sono laghi veri. Ma forse uno dei luoghi nascosti più impressionanti dell'isola è un cratere formato da un meteorite. Sotto il ghiacciaio Hiawatha si trova un cratere largo 30 km, abbastanza grande da inghiottire l'intera città di Washington. A quanto pare, un asteroide ferroso largo meno di 2 km ha colpito la Terra negli ultimi 100.000 anni e ha scelto la Groenlandia come punto di atterraggio. Se qualcuno avesse avuto la possibilità di vederlo, sarebbe stato testimone di un vero spettacolo, una palla di fuoco biancastra nel cielo. Secondo gli scienziati, se il meteorite è atterrato sulla calotta glaciale, ha sicuramente vaporizzato acqua e rocce. Anche a chilometri di distanza si sarebbe sentito un tonfo assordante, con venti forti come un uragano. Questa teoria è sensata. La velocità approssimativa dei meteoriti che entrano nell'atmosfera terrestre è di 72.400 km all'ora. È due volte e mezza la velocità di una navicella spaziale. Di sicuro farebbe un po' di rumore e lascerebbe un enorme cratere sul terreno. Quest'estate è stata più calda che mai. Sì, il mondo sta diventando più caldo, ma alcune regioni hanno sempre combattuto con le alte temperature. Si è scoperto che anche nell'antichità esistevano invenzioni per rimanere freschi. Alcune sono ancora funzionanti, anche a distanza di 3.000 anni. Diamo un'occhiata a come le persone si sono salvate dal caldo nel corso della storia. Versati pure una bevanda fredda e preparati a sentire come le persone sono sopravvissute all'afa. Sapevi che i persiani hanno realizzato un sistema di conservazione del ghiaccio? Nei deserti dell'antica Persia ebbero un'idea fuori dagli schemi per evitare che il cibo si sciogliesse. Questi ingegnosi persiani scoprirono un trucco fisico che permise loro di creare ghiaccio nel bel mezzo del deserto. Chiamarono queste fantastiche strutture Yakchals, che in pratica significa fosse di ghiaccio. Queste fosse di ghiaccio non erano normali refrigeratori, erano come frigoriferi sotterranei segreti. All'esterno sembravano strutture di fango a forma di cupola, ma all'interno queste fosse di ghiaccio avevano un sistema di raffreddamento per evaporazione. Di notte, quando il deserto si raffreddava, i persiani sfruttavano l'effetto di raffreddamento radiativo. Avevano creato delle trincee abilmente progettate per contenere sottili strati di acqua. Prima l'acqua si congelava, poi il ghiaccio che si scioglieva da queste trincee veniva raccolto in depositi quadrati sotterranei. Infine, durante la notte, quell'acqua si congelava di nuovo, grazie al freddo naturale del deserto. Per aumentare l'effetto refrigerante, costruirono una parete per ombreggiare le aree di stoccaggio dal sole cocente di mezzogiorno. E non è tutto. Avevano un fantastico aggeggio per catturare il vento, chiamato Bangir, che catturava la brezza e la dirigeva direttamente nelle fosse del ghiaccio. Avevano anche intricati canali d'acqua, chiamati Kanat, per portare l'acqua alle fosse di ghiaccio e alle case delle montagne vicine. Con il passare del tempo, questi Yakchal sono scomparsi e la tecnologia moderna ha preso il sopravvento. Ma c'è una buona notizia. Alcuni esperti stanno restaurando questi antichi refrigeratori iraniani. Quindi, se ti trovi nel deserto, non dimenticare di visitare questi luoghi meravigliosi e di osservare in prima persona il genio degli antichi persiani. Ora concentriamoci su questi catturavento, perché non servono solo a produrre cubetti di ghiaccio, ma funzionano anche come sistema di raffreddamento. In passato, queste ingegnose meraviglie architettoniche erano di gran moda in luoghi come l'odierno Iran, l'Egitto e il Medio Oriente. Immagina strutture simili a torri, con aperture a vari livelli, posizionate strategicamente per sfruttare la potenza della brezza naturale. Queste aperture catturavano le folate rinfrescanti e le guidavano direttamente negli spazi abitativi. Erano condizionatori d'aria naturali.
La brezza scorreva con grazia verso il basso, rinfrescando il terreno mentre danzava attraverso l'edificio. Il segreto stava nei dettagli. L'altezza della torre, il numero di lati, le aperture e il posizionamento delle pale interne. Tutto giocava a favore dell'efficienza di quelle torri. Grazie a questi dispositivi di cattura del vento, le società antiche potevano godere di temperature interne confortevoli senza sudare. Riesci a immaginare di vivere a quei tempi con una brezza leggera che attraversa la tua casa e ti fa sentire fresco e rilassato? Ai persiani viene spesso attribuita l'invenzione di questi fantastici catturavento, ma non dimentichiamoci dell'Egitto. Lì si trovano tracce di strutture simili, che risalgono al 1300 avanti era comune. Sì, l'invenzione degli acchiappavento potrebbe essere avvenuta nell'antico Egitto, ma Yazd, in Iran, è la città che ne conserva il maggior numero. La gente non sarebbe stata in grado di vivere lì senza questi antichi condizionatori, perché nella zona non pioveva quasi mai durante l'anno. Ora guardiamo questi esterni perforati con doppio rivestimento. Immagina di ricoprire un edificio con un elegante schermo perforato. Dà un tocco di stile all'esterno, mantenendo il freddo all'interno. Questa tecnica geniale disperde la luce naturale del giorno, evitando che i raggi del sole ti accechino e, facendo ombra, dà all'interno dell'edificio una pausa necessaria dal sole cocente. È come un cappello solare naturale per la casa. Posizionando questo schermo a circa un metro di distanza dalle pareti esterne, si crea un corridoio ventilato per la circolazione d'aria fresca. Inoltre aggiunge un tocco di eleganza all'edificio. Queste strutture sono talvolta chiamate jaali. A Jaipur, in India, ad esempio, la temperatura media diurna è di circa 38 gradi centigradi. Queste strutture sono quindi dei veri e propri salvavita. I jaali sono di varie forme, realizzati in cemento, terra e legno. Sono un simbolo culturale profondamente radicato nell'architettura indiana. Si possono trovare in edifici storici iconici, come il maestoso Taj Mahal e il grandioso Forte Rosso di Delhi. Ma non sono solo un ricordo del passato. Sono ancora presenti nell'architettura moderna e il loro fascino ha stimolato la creatività di artisti e designer di tutto il mondo. Adornano l'esterno dell'edificio e la sezione trasversale ha un'apertura più grande all'esterno e una più piccola all'interno. È qui che entra in gioco l'effetto Venturi. Quando l'aria attraversa il passaggio più stretto, aumenta la sua velocità, creando una differenza di pressione tra l'interno e l'esterno dell'edificio. L'aria che soffia a una velocità maggiore viene compressa e, quando viene rilasciata, si raffredda. Mashrabiya è una grata o uno schermo di legno utilizzato in Medio Oriente e in Nord Africa. Queste meraviglie decorative sono come tende per finestre, ma non sono solo belle, sono anche utili. Offrono privacy, riparano dal sole e lasciano entrare aria fresca e luce. Alcuni vi aggiungono anche vasi di argilla riempiti di acqua, sabbia o paglia umida. L'aria calda che soffia attraverso i fori attraversa anche la superficie porosa del vaso e l'umidità al suo interno evapora, raffreddando l'aria. Si tratta di una tecnica a basso costo perfetta per i climi caldi e secchi. È ecologica e non richiede elettricità. Ora facciamo un salto in avanti fino ai giorni nostri. I progettisti sono sempre più creativi e mescolano la saggezza tradizionale con la tecnologia moderna. Anche alle Al Bahar Towers di Abu Dhabi ci sono riusciti. Immagina oltre 2000 pannelli esagonali che danzano con il movimento del sole, fornendo ombra agli interni dell'edificio. L'evaporazione dell'acqua era un'altra arma segreta degli antichi, semplice ma efficace. Gli antichi egizi, ad esempio, appendevano stuoie e tende bagnate alle porte. Quando l'aria le attraversava, si raffreddava, offrendo sollievo dal sole cocente. Gli antichi architetti erano maestri nel massimizzare il flusso d'aria. Sapevano come ventilare in modo trasversale l'ambiente e farvi uscire l'aria calda attirando all'interno l'aria fresca. Per quanto riguarda l'antica Roma, invece, erano i bagni i luoghi più freschi. Erano come un centro di aggregazione. La gente vi si riuniva per chiacchierare di politica, fare sport e naturalmente fare un bagno rilassante. Il Frigidarium era il luogo fresco delle terme romane. Dopo un bagno di vapore nel Caldarium, i romani si recavano in questa piscina gigante per raffreddarsi.
In alcuni luoghi come la Cappadocia, in Turchia, le persone si nascondevano sottoterra per evitare il caldo. Scavavano abitazioni accoglienti nella roccia vulcanica, sfruttando i poteri di raffreddamento naturali della Terra. La lezione è semplice. Architetti e designer possono creare meraviglie combinando la tradizione con tecnologie intelligenti. E sembra sempre più necessario, date le temperature roventi che stiamo raggiungendo negli ultimi tempi. La Valle della Morte in California vanta la temperatura più alta registrata ufficialmente fino ad oggi, con 57 gradi centigradi nel 1913. In Africa, il record di caldo torrido è stato registrato a Kebili, in Tunisia, con 55 gradi nel 1931. In Europa, la temperatura più alta mai documentata ha sfiorato i 49 gradi in Sicilia, nell'agosto 2021. Nel 2022, poi, il Regno Unito ha avuto l'estate più calda di tutti i tempi. È stata una delle creature più grandi che abbiano mai vissuto sulla Terra. Era più lungo di un autobus e poteva arrivare a pesare più di 10 elefanti messi insieme. Ma dove viveva? Come faceva a essere così grande? Ma soprattutto, perché si è estinto? Scopriamolo! Il megalodonte è stato il più grande predatore della storia del nostro pianeta. Viveva in tutte le acque della Terra, eccetto vicino ai poli. Il motivo per cui non sono stati trovati denti di megalodonte in Antartide probabilmente è che questa creatura gigantesca viveva solo nelle calde acque tropicali e subtropicali. Agli esemplari più giovani piaceva rimanere a riva, mentre gli adulti preferivano le zone costiere. Comunque si spostavano anche in mare aperto. Come facciamo a sapere che il megalodonte abitava ovunque? Possiamo solo presumerlo, in base al fatto che i fossili più a nord sono stati rinvenuti al largo delle coste della Danimarca e quelli più a sud in Nuova Zelanda. La comunità scientifica ancora non è sicura di come il megalodonte abbia raggiunto certe dimensioni. Di recente si è scoperto che non tutti gli esemplari di questa affascinante specie raggiungevano le stesse enormi dimensioni. Ciò si spiega con la regola di Bergman, che afferma che la temperatura dell'ambiente circostante influenza le dimensioni del corpo dell'animale, che ha bisogno di conservare o di disperdere il calore. I megalodonti che hanno raggiunto acque più fredde probabilmente avevano bisogno di più massa corporea per poter sopravvivere alle basse temperature. Al contrario, quelli che vivevano in acque più calde dovevano essere più piccoli. Ma che aspetto aveva questo pesce enorme? Nella maggior parte delle raffigurazioni moderne, il megalodonte è simile a un enorme squalo bianco, ma forse non è proprio così. Probabilmente aveva un naso molto più corto e una mandibola più piatta, più schiacciata rispetto a quella del grande squalo bianco. A quanto pare aveva anche qualcosa in comune con il moderno squalo azzurro, delle pinne pettorali molto lunghe che gli servivano per sostenere il suo peso durante la navigazione delle acque del pianeta. Infine, le femmine dei megalodonti erano circa il doppio dei maschi. E i piccoli? Anche i piccoli ovviamente erano enormi, con una lunghezza di 2 metri dal naso alla coda. Come lo sappiamo? Perché gli specialisti si sono imbattuti negli habitat culla dei megalodonti a Panama, nel Maryland, nelle isole Canarie e in Florida. Anche le pile di pannolini usati erano enormi. Nah, sto scherzando. Senza alcun dubbio, la caratteristica più spaventosa del megalodonte era la bocca. Beh, pensaci, il megalodonte mangiava balene per cena, quindi doveva aprirla bene la bocca. Gli scienziati hanno stimato che la sua mandibola aveva dimensioni sbalorditive, dai 2,7 ai 3,4 metri. Solo per darti un'immagine più precisa, con questa mandibola avrebbe potuto mangiare 2 persone adulte insieme. Aspetta, cosa? Su quelle mandibole impressionanti c'erano ben 276 denti. Sulla base delle moderne ricostruzioni della forza del suo morso, il megalodonte sarebbe stato uno degli animali da preda più potenti, se non il primo. Per fare un confronto, la forza del morso degli umani può arrivare a circa 1300 newton. Si stima che i grandi squali bianchi di oggi siano in grado di mordere con una forza di oltre 18.000 newton. Il megalodonte batte tutti, con un potere di morso circa 10 volte maggiore di quello degli squali bianchi. In pratica potrebbe schiacciare un'auto con pochissimo sforzo. Anche i suoi denti erano a dir poco portentosi. Come gli squali, il megalodonte sostituiva velocemente i suoi denti rotti o consumati. Aveva 4 o 5 file di denti in bocca, che ricrescevano in circa 48 ore, se mancanti o danneggiati.
Ciò significa che un megalodonte adulto probabilmente sviluppava diverse migliaia di denti nel corso della sua vita. Gentile da parte loro, perché è proprio grazie a questa caratteristica che abbiamo potuto reperire così tanti denti per poi poterli studiare. Per mantenere il suo fisico impressionante, il megalodonte doveva mangiare circa 1100 kg di cibo al giorno. Non riesci a quantificarlo? Beh, per sopravvivere doveva mangiare l'equivalente di una mucca e un quarto al giorno. È come se dovessi mangiare 3300 scatolette di tonno ogni giorno. Ho ripetuto più volte la parola megalodonte, ma non ti ho ancora spiegato la sua etimologia. In greco significa dente gigante. Ah, furbi quei greci! Tuttavia, il nome scientifico completo di questo squalo gigante è un po' più complicato. Carcharocles megalodon. Ma questi giganteschi predatori si sono davvero estinti? Crediamo di sì. Ma c'è da dire che sappiamo di più sulla superficie di Marte che sulle profondità dei nostri oceani. Praticamente abbiamo esplorato solo il 15% degli oceani. Chissà cosa potrebbe esserci in quegli abissi. Forse qualche antico predatore? La fossa delle Marianne è la fossa oceanica più profonda della Terra. Il Challenger Deep, la sua parte più profonda, è così profonda che potresti immergerci tutto l'Everest e resterebbero comunque 2 chilometri fuori dalla superficie. Molto profondo, sì. Se un megalodonte o due avessero mai avuto bisogno di un posto dove sistemarsi, questo sarebbe stato abbastanza discreto. Tuttavia, la fossa delle Marianne non è un luogo particolarmente comodo dove stare. Sì, perché è fredda e immersa nell'oscurità. La temperatura è di circa 2 gradi centigradi tutto l'anno. E per finire, la pressione è 1000 volte più forte che sul livello del mare. È lecito ipotizzare che se qualche megalodonte si nascondesse qui, non avrebbe denti e ossa così belli. A causa dell'immensa pressione che caratterizza la fossa delle Marianne, le proteine e il calcio si dissolvono e si disintegrano. Ecco perché, ad esempio, il pesce lumaca, che vive più in profondità di tutti, si è evoluto sviluppando una cartilagine flessibile al posto delle ossa. Per sopravvivere qui, il megalodonte avrebbe dovuto anche imparare a nuotare nell'oscurità totale, quindi sarebbe dovuto diventare bioluminescente, o avrebbe dovuto sviluppare occhi enormi come quelli del calamaro gigante. Anche se può sembrare un'idea intrigante per la sceneggiatura di un film, la maggior parte degli scienziati non ritiene sia possibile. Come mai? Dipenderebbe dalle dimensioni della creatura. La maggior parte degli alimenti di cui si nutrivano i megalodonti vive in aree oceaniche poco profonde e non in mari profondi e abissali. Gli specialisti ritengono che se questi animali stessero ancora vagando nei nostri oceani, lo avremmo saputo. Sarebbero emersi per farsi una cena, no? Anche se alcuni scienziati ritengono che il megalodonte si sia estinto a causa di un calo di temperatura dell'acqua oceanica, la maggior parte di essi ha suggerito che la causa primaria sarebbero state le mutevoli dinamiche della catena alimentare. Ma perché? Perché in un certo momento la sua fonte primaria di nutrimento, i misti ceti, hanno iniziato a scarseggiare e allo stesso tempo è aumentato il numero dei suoi concorrenti naturali, come squali predatori più piccoli, tipo il grande squalo bianco e le balene. Il megalodonte ha vissuto su questo pianeta molto più di noi e molto tempo fa, quando ancora non esistevamo. Ha abitato la Terra quasi 70 volte più a lungo di noi esseri umani moderni, ovvero per 20 milioni di anni. L'Homo sapiens è apparso circa 300.000 anni fa. Il megalodonte è riuscito a sopravvivere così a lungo, soprattutto grazie alle sue dimensioni imbattibili. E poi poteva nutrirsi di quasi tutto ciò che c'era nel mare in quel momento. Potremmo pensarli come creature preistoriche, ma i megalodonti e i dinosauri non sono mai coesistiti sulla Terra. I dinosauri probabilmente si estinsero circa 66 milioni di anni fa, mentre i megalodonti sembrano essere apparsi un po' più tardi. Questo perché i fossili di megalodonte più antichi che abbiamo scoperto risalgono all'epoca del Miocene, iniziata 23 milioni di anni fa. L'Antartide era una volta una terra verde piena di dinosauri, ma ora è un continente ghiacciato più grande degli Stati Uniti e non appartiene a nessuno. Non è difficile da trovare. Ovunque tu sia, vai a sud fino a raggiungere la grande massa ghiacciata al polo sud del nostro pianeta. Si trova all'interno del circolo antartico ed è la singola massa di ghiaccio più grande sulla Terra. Il continente è più grande degli Stati Uniti e ancora più grande di tutta l'Europa. Eppure l'Antartide è stata ufficialmente scoperta di recente. Gli scienziati non ne conoscevano l'esistenza fino al 1820.
Dopo la scoperta, ci sono voluti altri 2 decenni per confermare che si trattava di un nuovo continente e qualche decennio in più per decidere un nome. Nella parola Antartide singolare femminile, anti significa l'opposto, quindi Antartide significa letteralmente l'opposto dell'Artico. Anche prima che gli scienziati scoprissero la Terra, gli antichi greci teorizzavano già che doveva esistere un continente meridionale per bilanciare l'Artico a nord. Inoltre, alcuni scienziati che hanno studiato l'arte e la storia orale polinesiana ritengono che i polinesiani abbiano scoperto il continente oltre un millennio prima degli europei. Comunque oggi tutti conosciamo questa terra ghiacciata al polo sud. A causa della sua posizione ci sono solo 2 stagioni lì, estate e inverno, e entrambe durano 6 mesi. In estate fa un po' più caldo e il continente vive in piena luce del giorno, e in inverno è buio tutto il giorno. Il 98% dell'Antartide è ghiacciato. Questo continente da solo immagazzina il 60% dell'acqua dolce del pianeta. Eppure, nonostante tutte queste riserve d'acqua, l'Antartide è il più grande deserto del mondo. Per definizione, un deserto è un'area con scarsa vegetazione e poca neve o pioggia. Nota che abbondanza di sabbia non è una condizione necessaria qui, anche se il continente ha un po' di sabbia e persino dune di sabbia. Inoltre c'è molto vento. L'Antartide è il continente più ventoso della Terra. E la velocità del vento può raggiungere i 322 km all'ora. Significa che è più veloce dei venti degli uragani. La poca neve che la Terra riceve non si scioglie mai, si accumula nel tempo, per secoli e millenni. Quindi c'è uno spesso pesante strato di ghiaccio. Questo rende l'Antartide piena di segreti nascosti. C'è un intero nuovo mondo sotto il suo ghiaccio. Per esempio, ci sono molte montagne sul continente alte circa 2700 metri. È più alto di 3 Burj Khalifa impilate una sull'altra, e parliamo del grattacielo più alto del mondo. Ma non vediamo tutte quelle montagne perché sono tutte nascoste sotto la calotta di ghiaccio che è quasi di 5.000 metri di spessore. C'è un lago là sotto oltre 3.350 metri di neve. Il lago si chiama Lago Vostok, prende il nome dalla stazione di ricerca Vostok, sotto la quale giace indisturbato. Originariamente era solo un'ipotesi. Più di un secolo fa, uno scienziato suggerì che l'enorme pressione creata da tonnellate di ghiaccio potesse diminuire il punto di fusione del ghiaccio negli strati più bassi del mantello, creando acqua liquida che potrebbe formare un lago. Non riuscì a dimostrare le sue idee durante la sua vita, ma altri continuarono il suo lavoro e confermarono che questa teoria era vera. Esiste anche un canyon in Antartide, nascosto sotto enormi masse di neve. È più profondo del Grand Canyon che abbiamo in Arizona. C'è una catena montuosa che divide il continente in 2 parti, l'Antartide orientale e l'Antartide occidentale. La parte occidentale del continente sta sperimentando temperature più elevate e sta iniziando a sciogliersi. Se l'Antartide occidentale si sciogliesse e rilasciasse la sua acqua immagazzinata, farebbe aumentare il livello medio globale del mare di circa 5 metri. Questo sarebbe sufficiente perché alcune città sparse su tutto il pianeta scomparissero completamente. Probabilmente la prima a trasformarsi in un mondo acquatico sarebbe la capitale della Thailandia, Bangkok, che si trova soltanto 1,5 metri sopra il livello del mare. Poi toccherebbe ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, seguito da Ho Chi Minh in Vietnam, Cardiff nel Regno Unito e New Orleans negli Stati Uniti. Oggi le persone lavorano molto in Antartide, risiedendo lì per molti mesi alla volta per studiare questo misterioso continente. Nel corso degli anni anche alcuni bambini sono nati lì, ma non è un paese e la Terra non appartiene a nessuno. È governata dal sistema del Trattato Antartico, un accordo di ricerca pacifica e collaborazione che sospende tutte le rivendicazioni territoriali. Fu firmato per la prima volta da 12 nazioni e ora ci sono 59 sostenitori, metà dei quali hanno poteri decisionali. Il continente è occupato tutto l'anno da ricercatori provenienti da tutto il mondo. Circa 5.000 persone ci vivono in estate e 1.000 in inverno. Eppure nessuno vi risiede permanentemente. Le persone vanno e vengono e gli scienziati si alternano nel passare il tempo lì. La temperatura media annuale lì è di meno 34 gradi Celsius, ma c'è stato un periodo in cui l'Antartide era calda quasi quanto Melbourne in Australia lo è oggi. Era circa 50-40 milioni di anni fa. Non ero presente a quel tempo, ma il continente aveva foreste verdi e dinosauri che attraversavano le sue terre, rilassandosi al sole in un ambiente di 17 gradi Celsius. Questo era prima dei pinguini. Nella nostra epoca fa così freddo che non troverai nemmeno alberi o arbusti in Antartide, solo la neve. Le uniche piante che possono sopravvivere a temperature così estreme sono i licheni, il muschio e le alghe. Anche le persone non riescono a sopportare tali condizioni di gelo per lunghi periodi di tempo, quindi il continente non ha mai avuto una popolazione indigena. Beh, se non contiamo pinguini, foche, balene e qualche altro tipo di volatile che vive lì ora. La fauna dell'Antartide è la più scarsa e meno varia del pianeta perché solo alcuni organismi possono sopportare le sue condizioni estreme e perché non è permesso portare lì organismi non nativi.
quindi se decidi di viaggiare in Antartide con il tuo gatto, beh, non puoi. Ehi, non sono io a fare le regole, ma quelle poche specie che vivono al Polo Sud dominano totalmente il luogo. Non ci sono più di 5.000 persone lì e circa 20 milioni di pinguini. Sono una sorta di colonia i pinguini. I loro primi antenati vivevano in Australia e Nuova Zelanda. Ci sono ancora alcune specie di pinguini lì, tra cui il pinguino più piccolo sulla Terra, che è alto solo 30 centimetri. Tuttavia, la maggior parte dei pinguini è migrata in Antartide in un certo punto, forse perché erano attratti dalla maggiore disponibilità di cibo lì. Non è il freddo che li fa amare la Terra, si scopre infatti che la maggior parte dei pinguini lascia il continente alla fine dell'estate. Gli unici che rimangono là sono i maschi di pinguini imperatore, e lo fanno per scaldare e proteggere le uova lasciate dalle loro compagne. Ma dove vanno tutti gli altri pinguini? Inizialmente era un grande mistero anche per gli scienziati, ma poi hanno attaccato dei piccoli dispositivi di localizzazione alle zampe di alcuni di questi animali e hanno risolto il mistero. I pinguini vanno a vivere negli oceani meridionali mentre fa troppo freddo in Antartide. Una specie di vacanza semestrale, direi. Quando tornano, è il momento in cui quelle uova lasciate ai pinguini maschi per essere covate iniziano a schiudersi, così le famiglie possono essere insieme quando succede. I pinguini mangiano diversi tipi di pesce e l'oceano ne è pieno, nonostante la sua temperatura fredda. In alcune aree l'acqua può raggiungere temperature sotto lo zero perché è salata, ma i pesci non si congelano lì perché hanno proteine anticongelamento nei loro corpi. Poi ci sono circa anche 1 milione di foche in Antartide. Anche a loro piace mangiare pesce e possono trattenere il respiro sott'acqua per 2 ore. Vedono molto meglio sott'acqua che alla luce brillante del giorno e usano anche i loro baffi per localizzare il cibo. I loro fori di respirazione nel ghiaccio possono congelare mentre sono via e devono usare i loro denti per farne di nuovi. Le foche possono addirittura dormire sott'acqua e poi riemergere occasionalmente per prendere un po' d'aria senza svegliarsi. Straordinario! Un iceberg colossale grande quanto una città si è staccato dall'Antartide a metà del 2021. Così grande da superare di 40 volte Parigi e grande 73 volte la superficie di Manhattan. Immagina di trovarti in vacanza lungo le coste del Sudafrica, magari nei pressi della città di Port Elizabeth. Hai una bella tazza di tè in mano, è mattina presto e sei lì alla veranda del tuo bungalow ad ammirare la vastità dell'Oceano Indiano. Ma poi qualcosa di strano cattura il tuo sguardo. Qualcosa di monumentale mai visto prima, anzi mai immaginato. Un gigantesco blocco di ghiaccio alto quasi 100 metri e talmente grande da estendersi a perdita d'occhio. Avanza lento ma implacabile, diretto verso il mare aperto. Di questo passo raggiungerà forse la costa ovest dell'Australia. Davanti alla montagna di ghiaccio ci sono delfini che saltellano allegri fuori dall'acqua. Sembrano moscerini in confronto al gigante di ghiaccio. Quello spettacolo ti fa cadere di mano la tazza mentre sei lì a strabuzzare gli occhi. Sembra qualcosa uscito da un film di fantascienza. Forse è un sogno? Un'allucinazione? Ma no, EA 76. Esiste davvero ed è tuttora in movimento. Ma nessuno sa con certezza che cosa ne sarà di lui. Gli scienziati hanno varie teorie in proposito, ma intanto parliamo delle sue dimensioni. L'iceberg è lungo quasi 180 km ed ha un'ampiezza di circa 25. La sua forma ricorda quella di un dito, ma un dito gigantesco. Se ci trovassimo sulla costa inglese a Dover e guardassimo al di là della Manica sulla costa francese, l'iceberg sarebbe quasi largo quanto tutto il canale. La Manica, infatti, ha un'ampiezza minima di 34 km. Vale a dire, circa 2/3 di quella distanza sarebbero occupati interamente dall'iceberg. Questo almeno se l'iceberg fosse diretto verso sud con il dito puntato in basso. Se invece navigasse nell'altra direzione, una volta entrato nel canale della Manica, nel suo punto più stretto finirebbe per colpire le coste sia inglesi che francesi. In pratica strariperebbe, invadendo le verdi campagne inglesi. Il candore del ghiaccio sul verde dell'erba. Dall'altra parte, intanto, starebbe invadendo i tranquilli vigneti francesi, anzi, li starebbe congelando, visto quanto bruscamente abbasserebbe la temperatura. Ma sfiorerebbe anche le autostrade, e le auto si fermerebbero ad osservare questo gigante come fosse un'astronave aliena. Potresti grattar via cubetti di ghiaccio oppure divertirti ad arrampicarti sul ghiaccio quasi alla periferia di Londra. Sarebbe divertente d'estate, sicuramente. Ma adesso basta delirare e vediamo come stanno davvero le cose e che cosa ci dice la scienza. Al momento, l'inizio del 2022, l'iceberg A76 è il più grande iceberg che esista al mondo. Si è staccato dalla piattaforma glaciale Filchner Run in Antartide nel mese di maggio del 2021.
il distacco di un iceberg avviene quando si forma una spaccatura sul bordo di un ghiacciaio. Cadendo in mare, la massa si separa totalmente e va alla deriva. Se fossimo presenti, sentiremmo forti cigoli nel ghiaccio fino a un enorme boato. Blocchi di ghiaccio alti fino a 60 metri precipiterebbero in mare tra un gran fracasso e ondate immense, onde che nemmeno il più coraggioso dei surfisti oserebbe affrontare mai. Il distacco di un iceberg è un fenomeno naturale. L'area da cui si è staccato a 76 è rimasta inerte per decenni. In passato ci sono stati iceberg anche più grandi, ma A76 è di gran lunga il più grande tra quelli attuali. Ad individuarlo per primi sono stati dei ricercatori britannici in Antartide e il distacco è stato fotografato anche dal satellite dell'Agenzia Spaziale Europea Sentinel-1A. La superficie dell'iceberg al momento del distacco era di 4.320 km². Al momento si trova ancora in Antartide, nel mare di Weddell, una parte dell'Oceano Antartico così chiamato in onore dell'esploratore scozzese James Weddell, che lo mappò per primo nel 1823. Secondo gli scienziati, il mare di Weddell ha le acque più pulite del mondo. Immagina che esperienza fantastica deve essere esplorarne le profondità. L'area è ricca di fauna, in particolare foche e balene. Qui vengono a riprodursi orche, megattere e balenottere minori, ed è in queste acque che spadroneggia la temibile foca leopardo. Più vicino alla terraferma si trovano colonie di pinguini di Adelia, la specie più numerosa in assoluto perché capace di adattarsi anche al clima più ostile. Tanto è vero che vivono solo qui in Antartide. Sarebbe davvero bello osservare tanta biodiversità comodamente seduti su una nave, magari con un'altra tazza di tè caldo da sorseggiare. Fa freddino da queste parti, sai? E poi la prima tazza ti era caduta. Per farsi un'idea di quale sarà il destino di A76, gli scienziati possono fare riferimento ad un altro iceberg gigantesco, l'A68. Si distaccò dalla piattaforma Larsen, un'altra zona dell'Antartide, nel 2017. Per quanto possa essere interessante immaginarsi anche questo colosso mentre attraversa la Manica, l'A68 in realtà andò alla deriva verso acque più calde e si sciolse nel 2021. Ebbe quindi una vita relativamente breve. Altri iceberg sono stati visti alla deriva anche per 18 anni, ma tutto dipende dalla temperatura dell'acqua ed è a questo che è legato il destino di A76. Oggi gli scienziati possono seguire i movimenti del gigante grazie ai satelliti, mentre una volta non era possibile. Grazie ai satelliti sappiamo che dopo 148 giorni l'iceberg si è spaccato in tre frammenti più piccoli, catalogati rispettivamente come A76A, A76B e A76C. La sigla può sembrare noiosa, ma è basata sul quadrante antartico da cui l'iceberg proviene. Naturalmente, malgrado le dimensioni, lo scioglimento di questo gigante non comporterà alcun innalzamento del livello del mare. Pensa ai cubetti di ghiaccio nel tuo bicchiere. Occupano un certo spazio, ma una volta sciolti cambiano completamente forma e diventano acqua. Gli iceberg sono diversi dai ghiacciai che si trovano sulla terraferma, i quali sarebbero teoricamente in grado di innalzare il livello del mare. Per esempio, se l'intera calotta antartica dovesse sciogliersi, i mari si innalzerebbero di quasi 60 metri. A76 è decisamente enorme, eppure è quasi minuscolo in confronto ad un altro iceberg del passato. Il più grande mai registrato, infatti, venne avvistato nel novembre del 1956 nel Pacifico meridionale, a 240 km dall'isola di Scott. Il colmo fu proprio che ad avvistarlo fu la nave USS Glacier, ovvero ghiacciaio. Aveva un'area di 31.000 km², più dell'intera nazione del Belgio. Pensa un po'. Che cosa succederà ai tre blocchi in cui è diviso A76? Beh, è tutto da vedere. Influiranno non poco le correnti oceaniche e anche la direzione e la velocità dei venti. Potrebbe tornare indietro verso l'Antartide, solidificandosi nel pack. Oppure potrebbe finire per incagliarsi in acque poco profonde, proprio come succederebbe alla cinghia di una nave. Solo che l'iceberg è talmente grande che continuerebbe a muoversi, scavando solchi nel fondale oceanico e formando dei veri e propri canyon sottomarini. I pesci scapperebbero via mentre il fondale oceanico si spaccherebbe con un tremendo fracasso. Tutto questo succede di continuo, non lontano dalle coste antartiche. Decisamente meglio non fare immersioni là sotto, specialmente mentre si creano queste faglie sottomarine. Chissà che spettacolo, però. Di solito gli iceberg rimpiccioliscono a causa dello scioglimento e della rottura del ghiaccio, perdendo molta della loro massa ed estensione. Data l'instabilità dei venti e delle correnti, è difficile prevedere cosa succederà ad A76. Dobbiamo solo aspettare e vedere.
Ma adesso torniamo un attimo ad immaginarci il nostro iceberg nel canale della Manica. Il gigante, 73 volte più grande di Manhattan, si dirige verso il mare Celtico, puntando il dito in avanti, procedendo alla deriva inarrestabile. Centinaia di migliaia di persone si radunerebbero sulle coste inglesi e francesi per ammirare il passaggio di questo straordinario colosso. In cima all'iceberg magari vedremo migliaia di simpatici pinguini che agitano le pinne quasi in segno di saluto per gli spettatori. Intanto i bambini salterebbero dalla gioia e non dimenticherebbero mai lo spettacolo più incredibile mai visto in tutta la loro vita. Gli scienziati hanno scoperto qualcosa di simile ad Atlantide vicino all'Australia. Un tempo c'era un intero continente che ora è sommerso. Ecco cosa è successo. Circa 70.000 anni fa, durante l'ultima era glaciale, esisteva una vasta massa di terra chiamata Sahul. Si trovava nel sud-ovest dell'Oceano Pacifico. Questo antico supercontinente collegava quella che oggi conosciamo come Australia, Nuova Guinea, Tasmania e Isole Aru in un'unica grande unità terrestre. Immagina lussureggianti foreste pluviali tropicali circondate da splendide montagne. Le montagne più alte di Sahul si trovavano negli altopiani della Nuova Guinea, con cime che superavano i 3.900 metri. Questo splendido luogo ospitava una varietà di animali unici, la maggior parte dei quali erano creature marsupiali. Ma all'epoca non c'erano solo koala e canguri. Il Sahul era pieno di diversi tipi di brucatori, scavatori, spazzini e predatori. Era la dimora di un enorme diprotodonte, di un potente cacciatore thylacoleo e della terrificante megalania, una creatura molto più grande di qualsiasi lucertola vivente oggi. Era un luogo unico perché il resto del mondo era popolato da animali placentati all'epoca come lupi, elefanti e umani. Nel Sahul gli unici mammiferi normali erano pipistrelli e roditori. Ma non tutte le sue parti erano uguali. Le regioni di Timor, Arafura e Carpentaria erano coperte da savana calda e foreste secche. Sembrava un po' come l'Australia moderna, deserti caldi con brughiere, steppe e foreste temperate lungo la costa orientale. All'epoca le persone migravano in tutto il mondo. Fecero un viaggio incredibile dal sud-est asiatico a Sahul e arrivarono qui per la prima volta tra 60 e 45.000 anni fa. Viaggiavano principalmente a piedi e attraversavano il mare usando zattere di bambù e barche semplici. Arrivarono da una massa terrestre antica chiamata Sunda, che comprendeva parti del sud-est asiatico. Viaggiarono attraverso una serie di isole note come Wallei Shah e alla fine si diffusero attraverso Sahul. E non fu un piccolo viaggio. Sahul era enorme, circa 10,6 milioni di chilometri quadrati. È più grande degli Stati Uniti o del Canada. Si estendeva dall'equatore fino alla parte meridionale della Nuova Zelanda. Quindi arrivarono in quella che oggi è l'Australia e divennero i primi abitanti del paese. Gli scienziati pensano che il Sahul avesse una popolazione di 500.000. Abbiamo scoperto pitture rupestri che risalgono a circa 40.000 anni fa. È una scena di caccia che raffigura una noa o un bufalo in miniatura di fronte a figure umane e animali. I ricercatori stanno cercando di capire come questi primi coloni si siano spostati attraverso Sahul e dove potremmo trovare prove archeologiche del loro percorso. Per farlo, hanno creato un modello di evoluzione del paesaggio. La simulazione ha mostrato come Sahul sia cambiato tra 75.000 e 35.000 anni fa. Ha evidenziato potenziali rotte migratorie e siti archeologici. Gli esseri umani probabilmente viaggiavano lungo le coste e i fiumi. Ma come è stato sommerso Sahul al largo delle coste dell'Australia come la mitica Atlantide? Durante l'ultima era glaciale, gran parte dell'acqua della Terra era intrappolata in grandi calotte di ghiaccio e ghiacciai. I livelli del mare erano molto più bassi di quelli attuali. Dopo di ciò, le temperature globali aumentarono, le calotte di ghiaccio si sciolsero e i livelli del mare salirono, inondando i ponti terrestri che una volta collegavano diverse parti del Sahul. Circa 8.000 anni fa, la Nuova Guinea si separò dalla terraferma australiana e circa 6.000 anni fa la stessa cosa accadde alla Tasmania. Possiamo ancora esplorare le parti sommerse del Sahul grazie alle nuove tecnologie. I subacquei esplorano e raccolgono campioni direttamente dal fondo oceanico. I droni sottomarini possono raggiungere luoghi troppo profondi o pericolosi per essere esplorati dagli esseri umani. E con una mappatura sonar, gli scienziati usano onde sonore per creare mappe del fondale marino. È come usare un eco per vedere cosa c'è sott'acqua. Le onde sonore rimbalzano sul fondo marino e ritornano, aiutandoci a creare un'immagine di come appare. In profondità, sotto l'acqua, gli archeologi hanno trovato strumenti di pietra e altri reperti. Hanno anche scoperto fossili di animali come il diprotodonte e il thylacoleo. Studiando il terreno sottomarino di Sahul, hanno appreso dei fiumi, laghi e coste antiche che esistevano durante l'era glaciale. Ma Sahul non è l'unico continente sommerso.
Inoltre non è l'unica gemma nascosta del sud-est asiatico. Prendi Sundaland, un territorio composto da Sumatra, Giava, Borneo e alcune altre isole. Questo posto era enorme durante l'era glaciale, ma ora è quasi completamente sommerso. Quasi, ma non del tutto. Le parti sopra l'oceano pullulano di vita. Se ti piacciono gli uccelli, dai un'occhiata a questo posto. Ospita quasi un quinto delle specie di uccelli del mondo. Puoi avvistare uccelli colorati come l'aquila astore di Giava e lo storno di Bali tra le foreste lussureggianti. È anche la casa di un quarto delle specie ittiche del pianeta. Le acque del Sundaland sono un rifugio per la vita marina. Anche gli animali più esotici, come gli arowana asiatici. È anche un vero e proprio tesoro di fiori. È lì che puoi trovare la Rafflesia e il Titanarum, i fiori più grandi del mondo. Questo lo rende molto simile a Zealandia. Zealandia è una lunga e stretta porzione di terra, circa la metà della dimensione dell'Australia. Si staccò dall'Antartide circa 100 milioni di anni fa. Proprio come Sundaland, non è completamente sommerso. Il 7% è rimasto sopra il livello del mare. Questo piccolo pezzo sporgente è ciò che ora chiamiamo Nuova Zelanda, insieme all'isola Stewart e ad alcune isole più piccole. Queste parti di Zealandia sono lussureggianti e calde. Sono piene di vulcani, catene montuose, splendidi geyser naturali e sorgenti termali. La popolazione locale, i Maori, usa queste sorgenti termali per cucinare. La gente mette mais, uova e verdure in cesti e li immerge direttamente nelle sorgenti calde. A volte cucinano il cibo in un forno a fossa usando pietre riscaldate. Un altro mondo nascosto è conosciuto come Argoland. Questo misterioso continente faceva parte dell'Australia, ai tempi in cui i dinosauri vagavano. Ha fatto impazzire gli scienziati per decenni. Ne conobbero l'esistenza perché aveva lasciato una grande distesa sul fondo marino antico, la piana abissale di Argo. Circa 150 milioni di anni fa si staccò dall'Australia, salutandola. Il continente derivò verso nord e, quando raggiunse il sud-est asiatico, scomparve. Gli scienziati non avevano idea di dove fosse finito, ma recentemente hanno finalmente trovato i suoi resti. Si scopre che le parti inferiori del povero Argoland hanno iniziato a sprofondare nella fossa della sonda, un abisso oceanico spaventosamente profondo. La crosta terrestre è affondata nel mantello. Nel frattempo, le parti superiori di Argoland sono state spinte verso l'alto, sollevando le rocce più giovani sulla terraferma. A causa di ciò, Argoland si frantumò in una serie di pezzi più piccoli. Questi frammenti formarono parti del Borneo, Giava, Sulawesi e altre regioni. I resti sono sepolti sotto l'Indonesia e il Myanmar. Immagina una colossale massa terrestre delle dimensioni della Groenlandia, la Grande Adria. Il suo viaggio iniziò circa 240 milioni di anni fa, quando si staccò dal supercontinente Gondwana. Cominciò a muoversi verso nord e dopo 100 milioni di anni trascorsi a godere dei mari caldi, improvvisamente si schiantò contro l'Europa e si frantumò in pezzi. La maggior parte di questi pezzi sprofondò nel mantello terrestre, ma alcuni furono raschiati via e divennero parte di catene montuose come le Alpi. Oggi i resti della Grande Adria sono sparpagliati in più di 30 paesi, dalla Spagna all'Iran. Ecco perché sono così difficili da trovare. Le Seychelles facevano parte di Gondwana. Sì, queste isole idilliache che si trovano sopra l'antico continente. Ne sappiamo molto grazie ai suoi affioramenti granitici affascinanti. 100 anni fa, Alfred Wegener scoprì la deriva dei continenti, ma nessuno gli credeva. Questi affioramenti granitici lo aiutarono a dimostrare che non era pazzo e che le placche tettoniche si stavano davvero muovendo. Le Seychelles si staccarono dall'India e dal Madagascar e alla fine diventarono isolate nell'Oceano Indiano. Questo probabilmente accadde a causa di alcuni vulcani estremamente attivi nelle trappole del Deccan. Ma ora le isole ospitano specie uniche sia sulla terraferma che nelle barriere coralline vicine. Mauritius si separò dall'India dopo l'estinzione dei dinosauri. Durante il suo viaggio si allungò in una forma stretta e allungata e si spezzò in diversi pezzi. Ora è tutto sparso sotto l'Oceano Indiano. Gli scienziati hanno scoperto questa terra perduta studiando minuscoli e antichi cristalli chiamati zirconi. Questi zirconi sono come capsule del tempo. Risalgono a un periodo compreso tra 660 milioni e 2 miliardi di anni fa. Sono persino più antichi di Mauritius stessa. Questi antichi cristalli hanno suggerito che c'è un'altra Atlantide da qualche parte nei dintorni. Si è scoperto che ci sono continenti nascosti in tutto il mondo e forse ne scopriremo altri in futuro.